Se questa volta rispondono Ma quando mai non abbiamo risposto Siete voi pavidi Non mi sento molto bene Non mi taglierò le vene Mi serve una trasmissione Da vedere il punto di morte Sono a casa in catene Gli altri escono tutti insieme Ecco un podcast in azione Che presto cambia. Dire, dire porco sì, dito, sì, cioè è proprio una cosa fa... piace ai bambini di sì, oggi, sì, Io sì. lo dico solo perché so che ha di avere una demografica di, di imbecilli. Ah, basti guardare il successo di una persona che non sa fare nulla come il Masseo Scherzo, ti voglio bene, Masseo, Sei un grande Creve Volevo sì. dire blur, però su blur lo penso veramente. Quindi è meglio che mi astenga. Noi siamo qui <ride> oggi, anzitutto c'è una grave mancanza di occhiali da sole, Cioè? dobbiamo metterci gli occhiali, secondo me. Digi. per rendere questa live proprio sugosa ah, vabbè. Proprio al punto giusto dato che io sono un po più, imba più imbacuccato di te se poi gentilmente come cazzo ha fatto entrare a quelli rosa sono gli unici che mi stanno che eh sì. eh. io ho il capoccione oh. bellissimo ok siamo pronti ragazzi questa Ma dove sono le mie questa è una delle famose ormai o infamous live discord sponsorizzata da nordvpn <ride> ragazzi se scrivete in chat eh, punto esclamativo nordvpn vi porterà sul nostro sponsor che è nordvpn un vpn che vi permette di non avere tutte le cose che fare con qualsiasi cosa insomma poi c'è la, la differenza tutto. che guadagniamo con questo ma a noi non ce ne frega un cazzo eh. <ride> Comun Comunque c'è anche il link sotto Sì, sta pure il link in descrizione God Ma God. noi non ce ne frega un cazzo Perché la live di oggi parlerà Cioè parlerà cioè, pa pa Sono le domande scomode parlerà la live. Per entrare sul gruppo Discord Se ancora siete dei depe e Non ci siete entrati, basta scrivere Punto esclamativo Discord in chat Vi verrà fornito, se Dio vuole Il link, ancora non ho testato Il comando Ma dovrebbe funzionare L'ho messo Quali sono le regole? Per fare le domande scomode al Cerbero. Allora, non bisogna dire dunque. Esatto, prima regola. <ride> prima regola. Ah, non essere dei goblin paurosi, però... <ride> Scusa, prega, subito dritti al punto. Come Ritmi radiofonici. Niente preliminari, subito cazzone dentro. Però devo dire che fanno ridere quelli emozionati. Eh. Quindi, sì. in realtà, entrate, poi, poi vi gestiamo noi. Questa è la cosa fondamentale. E ora sto cercando, starà sicuramente laggando perché sto cercando di non farlo laggare. Ma nel processo di non farlo laggare, un po' deve laggare, un po' come nella vita, insomma. Chiudiamo tutto qua. Ci riusciremo, ci siamo riusciti. Okay, okay. Allora, voi qua potete chiederci qualsiasi cosa e noi siamo obbligati moralmente a rispondere, giusto. <ride> Ma che ci state pure a No, sto scherzando <ride> Veramente siamo obbligati Moralmente Perché noi accettiamo le critiche comunque Tu accetti le critiche A comunque. me non me ne frega Cazzo. Allora, mo io Prego il Signore Dio Gesù Cristo Che funzioni l'audio perché siamo collegati Tramite il mio portatile Comunque qui è tipo un'avventura, no? Sì, cioè, sì, ogni sì. giorno bisogna trovare il modo, poi voi in realtà, perché io non faccio nulla a tecnico, bisogna trovare il modo per tirare a campare, immagino proprio tipo una zattera, capito? Che Quello noi è. con fatica <ride> sbarchiamo la giornata, proprio, capito? Ora ci sta ancora poca gente, ma com'è possibile questo? Non è possibile! Ma noi intanto iniziamo. Sono dieci persone, ci sta uno, ci sta questo qua c'ha ha le svastiche. Io farei entrare lo svastichino. Okay. Beh, perché comunque è un simbolo alla fine, ma sì, non significa ok. Abbiamo capito che si sente. Sì, io cioè pure che cazzo potevo pretendere di fare un trasvastichino che cazzo potevo Ma, pretendere Sai qual è il discorso che Un noi coglione è... che si è messo il microfono nel culo e Noi ci battiamo sempre per <ride> La libertà di espressione a prescindere Dai si... simboli che portano In realtà ci smentite che... No, Questo era proprio, fi si era proprio Letteralmente fi Ficcato il microfono in culo Quello era il suono del Di un deretano. Mentre stava a testa in giù Certo Qui ci sta una che sembra una donna oppure Michael Jackson Non ho ben capito Beh non c'è molta molto Ecco Vabbè abbiamo deciso che dobbiamo perdere l'udito oggi cioè... <ride> cioè, Vabbè <ride> okay. Questo è il a livello me... della nostra utenza no, A me questi qua fanno ridere Perché mi ricordano me quando avevo 16 anni sì, un coglione Una domanda magari sì, no. sai. Riuscite a proprio radunare Quei due neuroni che ancora non sono morti Nel vostro cervello e farci una domanda Questo si chiama aiuto aiuto Prego, aiuto, aiuto. Eh, è uscito, vedi infatti, è eh. scappato. Maria donna etero, guarda, sicuramente. Ecco. Sei tu, sì, sei tu, prego. Sì, sono io, però non so che cazzo dire. E sei un coglione allora, che cazzo sei entrato? Testa di cazzo. Allora, allora. Facciamo entrare questo qua. matcap 95 vai, domanda. Pr pronto? Pronto. Pronto. Perché entrate nel gruppo? Uh, matcap Matteo 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 Salvini uh, cazzo Lorenzino Lorenzo, dai, ho fiducia in te. Vai, Lorenzo, sii il primo a radunare qualche neurone. Shoa Ottimo. Allora, ora faremo entrare prima i sub <ride> tempi radiofonici. Ci sta Padre porco Dio, ci sta Padre Gianfranco, appunto, prevalentemente in presenza di Padre un Padre, padre. Io, io sì. veramente perdo le speranze. Questo ogni io sono, di sono sub, porco qualcosa. Ecco, eh, appunto, sei sub. Bella, raga. Oh, 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 una, ecco riesce... una persona che parla, <ride> sì, che, che riesce tu. a mettere le sillabe insieme. Eh, bella. Bella. bella, Buonasera, Buonasera. Buonasera. Come, com, com, come sta? Tutto bene? <ride> Tutto a posto. Che hai avuto Tutto un posto. orgasmo improvviso? <ride> no, no. Ok. Ok, ah, ci, ci dica. Vabbè, vado po'. diretto? Sì, diretto, come un cazzo nel culo. Perfetto. Ma ti sei mai scopata un ospite del cerbero? <ride> sì! Come cazzo ha fatto? Ma pure io, cioè, cioè, scusate! Eh? <ride> pure io! No, più di, Vabbè, certo, più, più certo, di certo, uno sì. in realtà. Un ospite però. Eh? Ah, Senza no. specificare maschio o femmina. Ma tu, io, io... <ride> ah, uno no. lo so. Uno sicuro perché l'Ettre è stata eh. ospite. Ah, è vero, pure lei. Che sono proprio servito No, scherzo, scherzo, scherzo. Sì, sì <ride> Comunque, sì. Lo, allora. Grazie mille. A come Hai altre chiamavo? domande, bro? No, l'ho già buttato okay, fuori. <ride> no, perché saffa. Tipo. Quinetta <fif> <fif> Nazzi. Cioè, Vabbè, era l'unico, però. Benedotto. No, no, ha parlato e mi, certo. mi fa molto piacere. Dildo Nesis. Mm. Ecco. Questo c'ha l'immagine di Homer Simpson Sarà uno simpatico sicuramente <ride> Allora 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 Allora, allora. allora. <ride> Prego, allora. allora. Facci facci Dica. La, la, la domanda scomoda è eh. Dice un episodio In cui uno non ha Sopportato l'altro Tutti cioè, i giorni Marra praticamente Un episodio in cui non hai sopportato Tutubi e Tutubi dimmi un episodio in cui non hai sopportato Marra ma eh, non sopporto ogni tanto quando ci sono gli ospiti, che magari manca di rispetto, però fa anche ridere. Quindi, alla fine ci sta, dai, ah, io mi ricordo quella, <ride> quella volta della scommessa di tagliare la barba che fa Terdete, però sta, vabbè, è stato, sta. ma come stai, in poi, autostrada? Poi, <ride> poi vabbè, diciamo ogni live in cui è presente Flame. ecco. Eh, lì, eh, lì è quando non non lo, lo sopporto, insomma. Vabbè, Grazie mille, Non te, no, te fa ruotare adesso? Che no, stava su, stavo uh, sulla tangenziale. Scherzando. Stava lui, ah sì. no. Comunque, scherzo, scherzo. Però a volte Flemma quando parla di politica ti dice un po' dei depensaggi, anche io, eh. ma pure io. Diciamo che lui, deve, cioè, come posso dire, è ancora nuovo. Quindi cioè, non è che lo sto attaccando. Riconosco il fatto che ancora, deve un po' capire. Sto facendo le ossa sì, come me. Un po' prima, cioè io ho iniziato un po' prima di lui a interessarmi, quindi magari sono un po' avvantaggiato temporalmente, non cerebralmente. Questo poco, ma sicuro. Vediamo, questo qua ah, c'è un altro sub, Rubino Anoressico. <ride> Porco due, oh, prego, prego, parli. Parli, è, è stato selezionato oh, a stronzo. Parla, <ride> ok, fuori a caso. stronzo, a pezzo. Oh, sì, però, aspetta sto, sto scherzando. Ci sta Ciari. Ah no, no, ci sta Ubaldo Carretto. Ubaldo degli Ubaldi. Ubaldo. 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 Salve, salve. Buonasera. Salve. E lei si chiama veramente Ubaldo? No. Gre... È il mio nome sotto copertura. Ah, ok. Perché lei è un uomo importante. Sì, sì. Beh, censurare il nome e far sentire la voce è una cosa molto intelligente. No, ma non è, non è la sua vera voce. Lui, in realtà ah. è, tipo, è tipo Barry White, <ride> <Okay>. però <ride> eh, ci può fare la domanda scomoda. Prego, la domanda scomoda è per Marra, prego. Vai. Uh, tu, quando vi bannarono, sì. uh, fai, uh, dissi che alcuni youtuber vi avevano, Dicesti. diciamo. Sì, ho beato, scusa. Ah, ok, ok. Me ne sono accorto. No, pensavo dissi di tu. Che voleva fare il vostro ban e rispose Mar Marcus Cron. Sì. Voi Poi avete risposto, cioè più che altro tu. Aspetta, non ho capito, bro, riformula un attimo Se la domanda. hai risposto a Cron, ma in merito a cosa? Al vostro ban che secondo lui l'avevi accusato. Ho risposto a Cron, come no? Ha fatto una live e durante quella live sono intervenuto. Vabbè, non lo sapevo, scusate. Sì, no, tranquillo. Si informi la prossima volta. Ah, comunque dobbiamo fare lo screen della dashboard per NordVPN. Mm. Eh, ragazzi, cioè... scrivete in chat NordVPN. VPN, proprio, è bellissimo. Oh, viva NordVPN, <ride> lo, lo faccio da, da, sì. da cellulare? Scrivete Viva NordVPN. <ride> Eh, mi raccomando, eh. viva Nord! Ci farebbe <ride> bella figura come <ride> al solito, no, ma comunque serve un goblin Ah, non possiamo perché non, non possono accedere. Alla... Cioè, ogni volta mi sento proprio tipo uno schiavo a fare sta cosa. Vabbè, ma ce pagano qualcuno ogni na tanto ci tira fuori due spicci. Ma una miseria ci pagano. Sì. Vabbè, manco, manco così poco. Dai, sicuramente ci pagano più The Shy. E questo mi soddisfa <ride> Sei sicuro di questo? no? Cosa? Però volevo dirlo. Ma <ride> no, guarda, io non mi sarei tanto sicuro. Okay. ok Screen fatto. Intanto, ragazzi, voi entrate in Discord, eh? punto esclamativo Discord. Tenetevi pronti e elaborate già le vostre domande scomode. Ok, ci sta Lilith che è una bonata. Lilith penso sia un nome da donna. Sei una donna. Vai eh, l'ho fatta entrare. Ciao, sei una donna. Uh, sì, ciao Simone. Ciao. Ci vuole tatto con le ragazze. <ride> ciao, ciao. E... Uh, guarda un po'. non sapevo che domanda scomoda fare. Qui sono andata a chiedere in giro e non ho detto di chiedervi. Aspetta, Ma in, giro, do in giro dove? In giro dove Che stai per strada? Mi dica una domanda scomoda per il cielo. Vabbè, non è no, che devi denigrarla no. sul suo luogo di lavoro, insomma, se lei lavora no, per no, strada. Devi... Su un gruppo Discord, ah, ok. Ah. Vai, ci, e ci mi dico. hanno chiesto di domandarmi se vi tagliate i piedi dei... sopra i piedi, cioè sopra le dita dei piedi. No. 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 Tu sì. Tu sì. Sì. Top piedi. Li mandi a Marra in, uh, <ride> vorrei una conferma in chat. <ride> solo per verificare, <ride> diciamo, <ride> la, la sincerità della tua affermazione. Grazie prof... mille, Lilith. Fuori dai coglioni! <ride> Soltanto per scopi tecnici sì, scientifici. Assolutamente. S per, per la comunità scientifica. Scossa 95, prego. Scossa? Scossa? Pronto. Si dia una mossa, scossa! Pronto. Come cazzo ha fatto entrare a questo? Vabbè. Via. Scossa? Eccolo, ci sei? Ma perché la gente? Tipo, deve okay, tipo, el senti. elaborare. Sì, ti, ti sentiamo molto basso. Come cazzo ha fatto entrare questo? Non che ci sia un canale Uno, come il vostro. Si parla, si argomenta e ci si diverte. Possibile. Non TR. Sì, tutto è possibile. vita. Ho, ho difetti. Vita. E poi usando la è parola possibile. felice, no, sì. che ci sia un eh, canale non come il vostro. Se avessi ricevuto la spinta da Ensuccio alla nascita del canale, avresti. Avete comunque avuto uh, la, la notorietà che avete ricevuto fino adesso <ride> la spinta da inzuccio <ride> Beh, avesse non aveste <ride> o <ho> mazzecate uno <ride> no, vabbè, se è un troll Ti so io io mi sbagliare tutti però, dobbiamo no, no, vuole, no cioè, ma lo, dobbiamo ho tutto capito bene ma ho capito male dobbiamo tutto da... inzuccio <ride> <ride> la spinta da Enzuccio. <ride> io devo, devo tutto a Enzuccio, cioè me l'ha spinto proprio dentro sì, sì, sì. Maniera... Ho dato il culo al pancio e lui a Enzuccio. Ciao bro, la grazie spinta. per la domanda Goliardica. La spinta da Enzuccio. In ribaldi. chat, ragazzi, in chat ringraziate Enzuccio. Grazie Enzuccio, grazie, grazie, grazie. Ah, sono sub di Oboia vai, prego. Sub. Bella bettudubi, be, raga, so in live. Io, io sono Bello. stronzo, non ho capito. Marra è stronzo? Uh, allora eh? Vorrei fare una domanda a Marra. Eh, cioè, non mi saluti, oh, mi domanda. A me mi ha salutato perché tanto a di me non gliene frega un cazzo, mi ha sbolognato. No, no, tu dubbi, sto un po' sul cazzo. Eh, un po ho già capito. Ho un po' dei capelli e merda, ma comunque Marra... Ehm, ma quanto... Che fisico di merda c'hai oh? Bro, non so... Ma penso di avercelo meglio io, fra... Bro, c'ha ragione, allenami, no, allenami Comunque, top bandana, Ma un'altra domanda, ma... Love bandana, sì. Flame è padre, sì. Gli è uscito per sbaglio nell'altra live, non ho mai voluto dirlo, però... Corca ormai. Puttana, eh sì, ormai l'ha dichiarato. top scoop frate. te. Eh, no, comunque so. sei uno dei grandi, regà. Grande, però. Eh, Dai, sì. Eh, lo stimo. Comunque, Beh, è comunque... Comunque la Dark Polo Gang ha rovinato una, una generazione, oh. Dice che cioè, lui ha è creato sti stato influenzato. No, veramente, comunque grazie dell'apprezzamento. Lo so, gang. Che, perché in realtà... So bravi ragazzi, infatti, poi alla fine è uscita la cosa. Ma di sì ragazzi. Ma però so ragazzi, ragazzi, so, la ragazzi. La pensano pensa a pensa modo, loro. La modo loro. Ma noi vogliamo bene a tutti. Poi io adesso aspetto i commenti sotto YouTube. Perché c'è la gente. Ma come cazzo vi comportate con la gente che vi paga? Non capisco. È un no? gioco. La prossima volta facciamo così, mettiamo. Tipo una specie di vignettone sì. goliardia. Ma è un gioco. No, non capiscono. Ma, ma vi sembra il modo? Ma <ride> vattene affanculo per cortesia. Ma, ma venite, venitecelo a dire in live. Ma venite sì. su Discord a dirci: Ma si vi sembra si il scherza. modo. Scherza. No, io voglio una persona che viene qui a criticarci. Aspramente Imotep FV. Grande Imotep. Ecco, ci hanno preso. <ride> ci hanno preso. <ride> ci hanno preso. Sì, sì ragazzi, <ride> siete stati scelti Imotep! Scelgo te! Scelgo te! Ma Devi levare la live, bro. Devi levare la live, Ma te la sei fatta, devi muta la, la live, esatto? Sono tipo i fratelli no. Capone, <ride> <ride> Senti come si tanto dietro. Ma la domanda importante è a Marra eh. Ma te la sei fatta, Luce? Greve, sì, greve No nozi. Speravamo, ci speravamo noi Vabbè sono informazioni private che non riguardano la live Ma noi siamo obbligati moralmente eh, Vabbè rispondere. però il contesto privato, se sì, io ti chiedo quante volte scopri al giorno quei eh, tu, eh, tu dubbi? dubbi la gioia Tu dubbi? Bro, alcune cose private cioè, Alcune cose private devono rimanere private Top pavido ragazzi, spam di marra top pavido in chat, grazie Vabbè Perché, ma che be frega anche fosse Capito? È una curiosità. Vabbè, ah la curiosità rimane tale. Che cioè, gli frega posso che tu, avere una vita privata o no? Ma no, sei su, <ride> su, sei su internet. Eh, ho capito quello subito. che dico in internet però. Due ah, eh, dubbi: esatto. quante volte al giorno scopri con l'Elettrade? Eh, ultimamente zero, ma <ride> no, vedo da, da quando stiamo in live qua. Infatti, sto male. Comunque, Adam Jensen, vai. Comunque, poi farò entrare dei non sub perché i sub sono più, so più gentili. voglio Gli stronzi poracci. Adam Jensen, ci faccio la domanda scomoda. Alan Jensen. Sta un po' rinchiudito. Presidente? Presidente? Ah, se ne, ne va da quel paese. Cioè, Questo è Cagna Pazza, quindi presumo sia una... sì, un... maschio sicuro. Cagna Pazza. Cagna Pazza. Guarda Paese. Dica. C è c è? Sì, <ride> sì, non so che cosa c'hai? Un, ah, un, un megafono. C'è l'audio delle cuffie. Ok, ci faccia la domanda Scomoda Cos'è meglio, NordVPN o L'Osofshark? NordVPN Qua, qua non, no, non posso rispondere, l'ho buttato fuori questa persona Posso <ride> <Non ride> <si, ride> io il palito? Non si deve permettere sta, que, que, Questo si chiama Critiche a Simone oh, Finalmente, <ride> prego È entrato, Critiche a Simone Le sponga Le facci E non parla e parla! Parli Ha addirittura chiamato il suo nick di Discord critiche a Simone. Ma secondo me la gente entra su Discord. Poi va tipo al cesso. Se va a far bidè, no, se spara capito. la pippetta. Però, cioè, questo ha una, una once-in a lifetime opportunity di farmi una. L'ha spregata. Via dal cazzo. Via. Ciao, battenaffanculo, eh, critica a Simone. <ride> Comunque per il momento zero critica a te, solo a me. Eh sì, io sono incriticato. Giusto, sono d'accordo. Eh, questo ci sta. Ti ho scoperto. Sono. <ride> allora. Prego. Ti ho scoperto. Ho oh, fiducia in lei. Ho già la pezzata. Qua. Ma la messa adesso sta Salve Prego, salve, Ciao. come va? Vorrei farti, vorrei farti? Ma lei abita ma per lei caso vai. nel Madagascar? Ha una connessione un po'. Tesoro, devi mutare l'audio della live. L'audio della live. Bene. Ora esponga il suo quesito. Il suo quesito. Oh. Eh. eh? Eh? Devi mutare la live! <ride> dai fuori dal cazzo per cortesia <ride> vabbè Yo. De Santuz vai Santuz ah, te prego ci, ci salvi lei Merluz a voi vi piace il Natale? no <ride> ah, non, non l'ha messo no, ok ah, ok c'è eh, la domanda domanda scomoda a tubi. oh vai prego, prego domanda affermazione una... Nessuno ti critica perché non fai mai una cazzo di live, greve. Ma gli ultimi due giorni ne ho fatte due da solo, cioè, sì, una... ma erano delle cazzate. Greve Marra si mette in discussione, tu no. Greve, cioè, tutte le volte che mi sono esposto anche in maniera mh, irresponsabile, quello non è mettersi in discussione. Non ho mai detto la mia. Ma a me quelle sembravano solo. Cioè, ti hai rimesso in mostra solo per fare cioè, per far la controparte di Marra. Ecco. Ma non è vero, io, io tu, cioè, tutto ciò che dico lo penso veramente. E mi espongo tipo molto. Ma quando insulti le femministe, quando insulti. Ma quello è un gioco. Ma mi sembra di dire eh, quello... anche delle mie posizioni, oltre allo show. Cioè, io, io, immagino che, cioè, io immagino che tu sappia un po' come la penso io. Non è che ho solo detto cose così vuote e non sai come la penso. Immagino che un'idea tu te la sia fatta. Sì, sì, no, quello sì eh, allora Però... vuol dire che, che mi espongo, sì, ma non abbastanza. Non ultimamente, sp... cioè, l'ultima live che ho visto con te, è quella che parlavi di Londra. Ti sei messa vedere, a vedere il filmattino delle vacanze e basta. E beh, non posso? Quello che è sporsi, ma posso fare una cazzo di live! Oh, che casca tutto? Dove guardo i miei filmatini di Londra e parlare poi della situazione, fare un parallelismo Roma-Londra? No, non posso. Devo sempre parlare delle fermate di era un parallelismo del cazzo, lo sanno ma... tutti che Roma fa cagare, non lo sanno tutti, caro Santuz, ok? Non lo sanno tutti ah, che sì, va parlato, so. si può Fatima dire che tutti. Volta... Si può dire che tutti sanno che le femministe sono dei cioè, uh, pop -pop, cioè, che possono andare troppo oltre, sono criticabili, sono le nazi femministe. Lo sanno tutti, è sdoganato, ma ne parliamo. Alià, nazi è il nome, per forza. Eh, ma ne parliamo. E lei non viene a rompere ah, no. i coglioni se parliamo di femminismo. Però mi deve venire a me a criticare se faccio vedere i miei filmati di Londra, Un mio reportage in quanto illustre vlogger. No, però facendo vedere quei filmati eh, non porta a nulla. Quindi è incriticabile verso quel punto di vista. Se non porta nulla è, è, ovvio è che nessuno la critica. Ma è una live. Una live. Quindi ogni, live, ogni la... live del sì. signor Marro Flame sono, mh, cioè, sono super criticabili perché si espongono. Non esiste una no, live... Ma è... Ah ok, ma se, allora Vado Va a vedere MarraSMR una... allora. Ma mi dispiace tirare fuori certe cose. Ma abbiamo fatto Ci tutti. Posso? Delle cose un po' stupide. Ma è una live di 7 mesi fa. Ma avevamo 100 spettatori a la prova. Ma per tipo dire questa live mi è veramente interessata pure quella live smr dove raccontavi la i capolavori di roba. Ma, ma sì. io guarda, posso, posso fare? Io posso fare una live, posso fare mille live parlando delle mie cose. Il fatto è che non mi va, non mi va. Ma infatti, io non sto criticando il fatto che tu fai mille live o anche una sola parlando delle tue cose ti sto solo dicendo che non sei criticato come, come, come Marra ad esempio perché non ti esponi in, que, in quella live lì non ti sei esposto Ma per quello. Tu, tu stai basando questa tua critica su una cosa falsa che io ho detto cioè che non sono criticabile quando in realtà sono massacrato cioè tu stai basando una, una critica su una battuta irrealistica che io ho fatto eh però abbiamo visto che stasera nessuno ti ha detto nulla a te o oh no? Beh, stiamo da mezz'ora a parlare di me... <ride> <ride> e... Ma vattene a fanculo, per cortesia! E... Oh. Non vole... cioè... Comunque, tempi radiofonici, non volevo dilungarmi troppo. No, beh, ci sta, ci sta, dai, hai risposto. A me sembra di espormi. Ma perché Flame sta sbroccando in chat? Non no. sta sbroccando. Io ho fatto 2000 live, top lecchino, quindi un lecchino mio, vabbè, può essere. Andiamo. A me sembra di espormi. Ho esposto molte volte le mie idee e mi sembra di farlo spesso. Mo fa, mo questo quasi si è triggerato con la live di Londra. Tornato ma me, da, da Londra, ma a me sinceramente è piaciuta quella live. Eh, Sono tornato poi da si, Londra si possono... il giorno stesso, 8 ore di viaggio. Non posso to mm. tornare e farvi vedere cose mie al mio pubblico al quale voglio bene. Ma io penso Devo che... sentirmi dire queste cose. Penso che noi siamo liberi di portare mm. contenuti diversi. Ovviamente siamo criticabili per quello, come giustamente magari tu puoi dire. Quello là, ASMR che feci. Sei mesi fa faceva cagare giustamente non l'ho più fatto. Come... Non ho detto che faceva cagare no, 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 perché è dire... allo stesso livello della live di Londra, sì, no, cioè, Come non... Ad esempio, che ne so, un gameplay di merda, cioè, cioè Minecraft. Tutti uh... i tentativi che abbiamo provato a portare, alcuni vanno bene, alcuni vanno male. Eh, sul discorso dell'esporsi o meno, non lo so. Forse <coughs> alle volte ti de un po' con uh, diciamo, il layer dell'ironia, però cioè, molte volte invece ti esponi anche politicamente. Quindi non, sì, non ti criticherei su questo. Misto. Semmai forse sulla frequenza, ma voglio dire. Non, secondo no. me non era una critica molto fondata. Facciamo entrare qualche sub. <ride> Invece sta De, De Santos che sta bestemmiando. Facciamo entrare Ivan, Ivan Greco, grande. Ivan. Ivan, con calma, Ivan. Ivan, lei, lei è entrato su Discord. Cioè, Lei ha. Lei, ha, uh, lei è entrato su Discord. Ha fatto l'accesso. Via dal cazzo, Andrea Asci. Andrea Asci. Oh, regà, rega, eh. Ah, beh, dire. Dica. Sì, sì, sì. C'è Hide in chiamata eh, se volete. E passa. Dove Hide? Mister Hide. Sì, ho oh, il numero, da un po' di tempo lo dropparono sul vostro Discord. Vai, qualche anno fa. Oh, lo sto chiamando, eh. Ma scusa, okay. ma lo chiami Però a buffo. Lo è, è legit, Sì, ma te lo chiami a buffo, che bello. senso ha? È legit, sì. Sì, ma non legit. ha senso rompergli i <ride> coglioni se non sa nulla di questa live. Ma così, ragione. ma... Infatti, ma l'abbiamo dietro parecchie volte no, Ma c'ha ragione, ma perché io devo rompere il cazzo sul telefono privato, scusate? Mike vuole venire ospite? Eh, venga ospite, stiamo dando quello che... Eh, niente, niente. Niente. Top pal. Va ah, bene, Tutta, ci dispiace prega. Ciao. Olo Zilla mi, mi è familiare. Pronto? Sera. Buonasera, salve. Bella. Eh, Tuttubi, diciamo che alla fine ti voglio bene. Eh, inoltre devo dire che seguo anche gli stessi podcast che segui tu. L'unica cosa che mi sento di criticare è un po' la tua etica del lavoro. Eh, magari non so, forse sarà dovuto anche dal fatto che Mara comunque è un grande lavoratore che comunque si vede che insomma ha lavorato molto nella sua vita e diciamo magari ogni tanto anche, anche a me personalmente sul mio lavoro non mi va di fare un cazzo però magari certe volte se non so magari puoi, far puoi farlo notare un po' di meno sarebbe ottimo però è una critica che vuole essere costruttiva non offensiva eh. sei di Bari? sì <ride> Vabbè, che così è. Cosa interessante. <ride> no, no, e ci sta, cioè, nel senso spesso mi faccio sopraffare dalla mia stessa pigrizia, ma se, se la pigrizia fosse la parte centrale della mia vita, penso che in, quest in questo momento non avrei nulla di ciò che ho, che comunque mm -hmm. ho capito che pure in questo mondo nulla cade dal cielo. E... Ci sono stati periodi in cui la pigrizia era più dell'attività dell e non avevo nulla, cioè stava andando tutto male. Andando tutto male, e, e per fortuna ora oh, esiste ancora la pigrizia nel mio carattere. Ma so sono riuscito a, uh, ad abbassarla in un punto in cui mi ritengo, diciamo, più produttivo che mai. Ottimo. Comunque, alla fine, la pigrizia è anche una buona arma quando ti devi riprendere. Poi secondo me è comunque anche una peculiarità di creativi Vivere di alti e bassi Quindi alla fine ci sta Beh, no? Adesso me ne posso anche andare a fare in culo <ride> Ciao bro <ride> Ciao. Ciao, Ciao ragazzi arrivederci. Ciao bello Vabbè è... Ci sta è bravo sì, sì. Che poi c'è cioè, Mar è un workaholic Quindi è difficile competere È in... quasi impossibile Vabbè può essere diciamo, una cosa positiva Io ho preso tanto da te e tu hai preso alcuni aspetti Magari sì, da me sì. ci influenziamo anche con Gianluca Ovviamente mm -hmm. Positivamente a vicenda <coughs> anche non quello è il bello del team no? credo che non, non ci siano nuovi sub quindi andiamo dai poracci <ride> e questo uh, qualcuno di mh, qualcuno che sembri una persona Omiadol oh, vai possiamo entrare <ride> Omiadol oh, sicuramente è lui sicuramente è lui Omiadol oh, top blink bella sanzione ma la sentivo è medi Top copyright. Na, 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 Me ne sono reso conto. Mo. Che magari l'ha messa per farci strega. Hey, la copyright. Madonna. E se no, che senso c'ha? O partiva un in rape. A buffo. Vabbè, butta dentro un altro. Vabbè, è ovvio. Eh, che... <ride> Stiamo <ride> qua per questo. Che cosa... Perché mi dici cose ovvie? Volevo velocizzare mi il processo. Re respira, eh, mi raccomando. Ora respira. E mi raccomando. Ora poi muori. Volevo velocizzare il processo. Ca Stiamo qua per questo. Cawando! Cawando! Muta live! Ciao ragazzi! Ciao tesoro dovresti mutare la live! L'ha mutata. Mutata, mutata! Perfetto! Dici da, da dove vieni e quanti anni allora, hai? 20! <ride> Imperia! Imperia, credo! Una città di merda Una città dei sì, fasci L'ho visitata, sì e Lasciamo stare giù No, no, no L'hai visitata Sei in città con una Una messa, un di classe L'hai visitata allora... bene <ride> Perché mi spuntano sempre su queste cose È tu, Ma no, a ma destra, ma manca non così, così. Non Do goio, goio. anche barba scura Era un trisom <ride> A proposito, eh. ehm, ma Faresti un tristo e un conto tubi e viceversa? Eh, dipende chi è la donna. È la vostra scelta. Io, io sì, cioè io sono aperto, nel senso per me non c'è problema. Con una a caso. Io ci sto. Con una per la quale non provo gelosia, sì. Grazie, grazie al cazzo. Ma sì, nella vita si dovrebbe provare tutto. Io non mi sono mai trovato nella. Troppo, sì, non mi aspettavo questa risposta. Non mi sono mai trovato nella, nella circostanza. Ora allora, organizziamo? Vabbè, <ride> mo, mo, magari quando sarò. Vabbè, ma, tanto, a breve, tanto. quella che è la chat certo di elettro sa? Che cazzo dici, Simo? La nostra <ride> storia è finita. <ride> <ride> Perfetto, siamo in pista. Voi, com cioè, nel senso, vuoi cominciare tu con noi Io... due? Con le il... <ride> Smoke. Vuoi, vuoi cominciare tu con noi due? Ad inoltrare Insomma, se pe hai fatto questa domanda pe Insomma, non essere timida Per inoltrare Simone L'intento è esperienza. quello Quando sarò Insomma, vabbè, ma... a da Quella che era chat certo dell'Elettra Che cazzo dici? Ma di non avevi mutato ne 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 la ne live? No. <ride> <ride> Scusa Voleva risentire la domanda Secondo me Sì, ma Non mi sento Ci senti adesso? Sì, sì, sì. Faresti un trisom con me e Simone? Perché no? Ok, ottimo. La domanda scomoda qual è? Era questa, sì. No, um. non era una domanda, mica ha fatto una domanda. Faresti un trisom? Ma era una domanda. E che era una domanda scomoda? Vabbè. <ride> vabbè, vabbè, dai. dai grazie. Vabbè. Ciao, Ciao, ci sentiamo. Ciao. <ride> Dai, sì! <ride> ma dai, un... ma un guardate che maschilismo! Cioè, lui va bene fare il trisom, se lo fa una donna no. Fa proprio schifo. Vabbè, ma io ho detto... In Maschilista maniera... no. del cazzo! No, 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 io ho detto in maniera ipotetica con una, una X che non esiste. Se ma no, io, single, no, io, io esisto! Non, non giocare sei... con i miei sentimenti! <ride> se fossi single e, no, e no, non mi importasse nulla di quella... Ecco lì. Che ne sai se lei non è single? Ma non so manco com'è fatta! E che vuol dire quindi una zoccola? Perché voleva il trisom, ma lo stesso modo no, di fare? No, no, Però tu. magari a me non piace. Ma che c'entra <ride> con il fatto di essere zoccola? <ride> ma, ma io ho, ho mutato pure, l'hai detto tu, Zoccola? Sì, hai mutato? Vabbè, eh sì. tanto penso che si sia letto il labiale, insomma. <ride> cioè, più di così. Ah, ma sto scherzando, sto scherzando. No, un abbraccio a questa cara ragazza. No, che è stata molto simpatica. Faremo un abbraccio di gruppo. Ecco, May <ride> Evil eh, 95. Che è sub. Prego, sub. Prego. Eh, ciao. 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 Mi sentite? Sì. sì, forte e chiaro. ok, Volevo chiedere una cosa a tutti. Prego. Dato che ho fatto il grave errore di vedere i suoi video nel secondo canale, quelli un po' eh, che ti fanno deprimere. Ecco, quindi eh. ottimo. Eh, volevo chiederti eh, con tutto quello che YouTube ti ha dato, ma che in un certo senso ti ha anche tolto, a, a livello di possibilità, ecco, tornando indietro, lo, nel 2016 apriresti il canale oppure, oppure la... lasceresti tutto così. Insomma, cosa faresti? No, 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 allora, eh, non è che rinneghi chissà che, perché ci sono anche dei miei amici che mi dicono: Simone, tu prima di, di aprire il canale eri molto concentrato sulla musica. Poi, una volta che l'hai aperto, hai un po' accantonato questa cosa qua per concentrarti su, su YouTube, e non hai. Non hai appieno sfruttato il momento di boom. Molti mi hanno detto, eh, tu quando facevi un milione di views a video potevi sfruttare questa cosa per subito eh, fare quello che hai sempre voluto fare. No? La mia risposta è: in quel periodo non avevo la consapevolezza che ho ora, ero, tipo, un, ero completamente un goblin un, goblin. un cerbiatto smarrito che non sa camminare. E solo ora, appunto, un minimo mi sento un po' più sicuro di me. E sicuro di, di, di un pubblico perché regà quando si fa un boom, ma, ma pure c'è cioè, su, su YouTube nella, nella vita, magari che ne so, trovate un lavoro eh, troppo in alto, cioè per, 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 il, per il quale non vi sentite qual, qualificati o magari vi succede una, una cosa che sentite di non meritare. Me ne ha parlato Wes in un suo video di molto tempo fa riguardo io. Toby. la sindrome dell'impostore. La sindrome de, dell'impostore ce l'ho avuta proprio, cioè, proprio top, cioè, io nemmeno sapevo cosa fosse, poi ne ha parlato questo e ho detto cazzo, cioè, io per mesi, forse anche per anni, mi, so, mi sono sentito immeritevole di fare quello. il boom. Sì, ho detto tu Ma Spera che non faccia il boom. Spero, no, perché comunque, qua, qua, io quando ho iniziato, era piccola la crescita, già ero arrivato a mille iscritti e ho detto vabbè, dai. Mi ricordo, stavo a fare il video con, con mio fratello e stavo a 4.000 iscritti. E stavo fomentatissimo. Vedo il video tipo che ho fatto mio fratello sul parano normale, la stupidaggine, no, nemmeno magari lo ricordate, uno dei primissimi. E dicevo, oh sì, cioè, a, a mio fratello ci stanno 4.000 persone che vogliono vedere il prossimo video. Ero... Più o meno i miei iscritti. Ero fomentatissimo. <ride> e paradossalmente, Ora che ce ne ho quasi 700.000, non sento niente. Però non sentire niente è meglio, perché ora mi ritengo un professionista. Mi ritengo più professionale e meno in, ba in balia, e meno eh, così, Starstruck, come si dice, meno... Con, eh, Sicuramente ti troverò io il corrispettivo in italiano. Eh, Senza... quando uno è Starstruck è tipo incredulo, ok? Cioè, okay. meno... che mi senti super elettrificato, Sì, basito per ogni cosa. Okay. Quindi qual è la domanda? <ride> se lo rifaresti <ride> no? Ah, se rifare, Sì, 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 sì. Cioè, comunque eh, sarebbe stupido tornare indietro. E i vantaggi superano gli svantaggi. Poi ovviamente uh, si cambia, bisogna sempre rinnovarsi, secondo me. E molta gente, mo, mi prendo un attimo, un 30 secondi per spiegare una cosa. Molta gente non ha capito un cazzo del mio ultimo video. Non ha tipo capito... del per esempio. Sì, a parte Delimello, che poi cioè, può... non ha capito un cazzo, ma di tutt'altra specie <ride> Ormai proprio Dally e... dai numeri. Io ho capito, ah, regà, ma. Io nel, nel, io nel mio video non ho mai non ho detto che chiudo il canale. Io ho detto che non mi va più di fare quel, format, quel tipo diciamo. di format lì, uh -huh. che comunque è la totalità del mio canale, pra, pra, cioè il 95% del de mio canale. Non mi va più di fare YouTube fa cagare. Non è che mo' improvvisamente smetto di... smette di venirmi la voglia di espormi su certe cose, di fare video. Se, se, eh, Sto pensando di fare un rebranding, che può andare bene, o può andare medio, o può andare male. Mm -hmm. Voglio iniziare a parlare sul mio canale di cose di cui parlo su Twitch. Questa è la cosa fondamentale. Mm -hmm. E mo' vediamo come va. Comunque, per rispondere alla tua domanda, rifarei tutto. Va bene, dai, ti ringrazio tu Dubbi. Niente. niente per Marra non ho niente da chiedere perché non lo conosco ancora abbastanza, ecco. Ah, quindi... Okay. Vi saluto. Ciao. 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 Ah, zebrigno. 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 Risponda. Stronzigno. È uscito. <ride> cioè, perché entrate per... Ai du do... shush Aidu è musulmano? Shish. Lei è musulmano? Lei prega là. Lei prega là. Lei prega là. Ma vattene a fanculo, va Amalia. Amalia, che nome desueto. Perché entrate. Amalia. Amalia. È musulmano? Shish. Lei è musulmano? Perché non mutano la live? Lei... Vabbè, ci sta che mentre l'ascoltano... Mo' hai capito che ti abbiamo fatto entrare? Muta la live e rispondici qua. Allora, l'hai mutata, quindi significa che ci hai sentito. Parla! Comunque vorrei fare un salutino in chat a quello che si chiama Arratop Annichilito. Annichilito. Ah An ma... Ah Lia, sì, è il tuo nome. Sì. Buongiorno Stellina. Che, Ciao. È la prima volta che uso questo... Okay. Questo coso. Ok, guarda, lei ha una voce molto te posso adeno. Mi all'inizio è simpatico. All'inizio è complesso, poi è tutto un discesa. Sì, io ogni tanto parlo, ho parlato con voi due in chat okay. privata. Ok. Come l'anal stavi dicendo. Sì, però... <ride> no, <ride> no, no, molto, molto seriamente. Ma in che senso pensato. hai parlato con noi? Cioè, ci sono delle cose co compromettenti? No, 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 assolutamente, anzi. <ride> ok, <ride> okay. dica, pace dica, dica. Eh, volevo chiedere appunto, visto che io me lo chiedo spesso in generale, cosa provate quando vi scrivono persone X? Cioè, cosa è che pensate? Quanto riuscite a empatizzare con le persone che vi scrivono? Cioè, riuscite ancora? <ride> scusa, <ride> una domanda un no, po'... No, aspetta, no, no, spiegamela no, meglio. No, è Ottima domanda. Formula meglio. No, formula no, formula, me. no, formula senso, la meglio. Nel senso, io ho capito, cioè, nel senso quanto uh, riusciamo a connettere sì. con chi ci scrive, nel senso che ormai sì, come... è semplicemente sì. una cosa, un, un fiume infinito di gente che ci scrive, ci sembrano tu, tutti esatto. uguali. O... Ok. Sì. Sì. Uh, sì. Allora rispondo per primo, ovviamente... Più passa il tempo e più i numeri aumentano, quindi è difficile creare un legame con le singole persone. Poi, ad esempio, io personalmente cerco di rispondere a tutti e quindi non posso stare sei ore su ognuno, ovviamente. Quindi questa cosa viene un po' meno, cerco di rispondere per, uh, per rispetto, però capita. Capita eh, che alcune persone magari mi colpiscano particolarmente per delle affermazioni che fanno, per delle cose che mi dicono, e sono contento, mm -hmm. diciamo, di, di vedere che parte di chi mi segue è una persona stimabile almeno da quello che dice. Per quanto mi riguarda, ehm, anche scu... che... chiudo ah, sì. anche e soprattutto dal vivo perché eh. in chat è un po' difficile, però, però dal vivo chi ci scrive, si sì, è è il chat. Diciamo che sembriamo un po' tutti uguali. Questo è il problema. Dal vivo invece incontro un sacco di persone con le quali chiacchiero anche questo. Io ho ogni giorno gente che mi scrive, ma cioè è, cioè è virtualmente impossibile rispondere a tutti, soprattutto, eh, cioè a volte mi scrivono di meno. Per carità sì. ci sono dei giorni in cui mi scrivono due persone, ma altri giorni in cui me ne scrivono 50. Quindi è difficile. E non sono neanche quello che definireste un tipo socievole. Però sempre per quanto riguarda i social, cioè li, li uso poco e li uso male. No, ma e... infatti poi Simone mi stupisce abbastanza. Perché? Perché sei molto introverso, però riesci a parlare abbastanza della tua, del tuo stato, un po', non di depressione, diciamo un po'. Un po' particolare, insomma, faccio, tranquillamente. Faccio un'enorme fatica. Cioè, comunque, riesco, ma... Eh, Secondo me è un po' un antidoto. Sì, sì, sì. O oh, comunque mi, mi, mi sento proprio bene ogni volta che lo faccio. Infatti... No, ma infatti fai, fai bene, non sto dicendo che... Però è mm. strano. Senti, ma una critica? Una critica? Sì. Eh, allora, Simone alterna fra stati... Cioè, nel senso, fra momenti in cui non si prende mai sul serio per niente e oh, momenti in cui è. si prende tanto sul sé si offende e però comunque volevo dire un'altra cosa tu ti metti in discussione quindi non credo cioè ti ho visto cioè, ti non è non è sì e, e niente non, non so non, non ho una vera critica in realtà anzi Ma lo sai che cioè, hai... in realtà sì in realtà sì ah prego v voi vi fate vi fate un po scoraggiare no scoraggiare voi mh, allora, forse molte persone non hanno capito cos'è il cerbero cioè l'incoerenza, non l'incoerenza, la disconnessione che c'è fra voi, voi tre e la connessione che c'è fra voi tre. E quindi tendono un po' a dire no, ma Simone fa, è, meglio, è meglio di lui, lui è meglio di questo e tendete magari a volte a, a farvi un po' mangiare no, da questa cosa, sì. a farvi influenzare. Mm -hmm. Dovreste essere un po' più, perché ci so cioè, sono loro che non hanno capito. La che c'è diversità, che c'è... Io che penso che ultimamente, ultimamente da questo punto di vista siamo migliorati parecchio, mi e sembra sì. almeno. Abbiamo avuto sì, un sì, punto sì. proprio di top, come si può dire, in cui questa cosa ha raggiunto il culmine. Sì, ok. Sì, sì. Si è pure ci, ca capito. Ci Siamo chiariti parecchio. No, e... sì, sì, ma infatti non è neanche una critica, è più una cosa di... Diciamo tipo... che ormai la prendiamo a ridere perché tanto è normale che in un team c'è chi apprezzi più uno più l'altro perché magari si rivede più in quella persona, no? c'è chi apprezza più Tutube e dice Marra è un coglione è noioso Flame urla sempre invece chi apprezza più Flame per la schiettezza, eccetera, no? quindi è anche normale, l'abbiamo capito, e il nostro unico interesse è quello di creare una trasmissione che sia godibile e che, che piaccia a noi fondamentalmente, quindi il prodotto finale, non tanto piacere o meno di più eh, singolarmente, <ride> okay. perché tanto, ripeto, è qualcosa di incolmabile, ci saranno sempre delle differenze, eh, è come noi Power Rangers, mm -hmm. cioè, chi chiamava sempre quello rosso, quello blu, sì. ma è un discorso anche empatico ed incontrollabile, quindi il nostro unico intento è quello di portare a casa una bella trasmissione. Ok, ok, va bene. <ride> Va bene, grazie. a Amalia. Comunque, volevo dirti che oltre ad avere un bel nome ha anche una bellissima voce e una bella parlantina. E... Ah, e comunque, Mara, non tutti i napoletani sono permalosi. Ma io sto... Dicendo questa cosa, cioè, ma, 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 ma basta. Io, 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 scher... io, che pensavo. Io, in realtà, scherzo che i napoletani mi stanno simpatici, però <ride> che siano di base. Io pensavo che più per, per malos... nascere qualcosa. Sì, sì, sì. Amalia, l'unico consiglio che ti ho do ho capito che è De Napoli. Manda i piedi in chat, Andiamo avanti, sai che E Elettra slash the chat. No, no, volevo dire una cosa. E venerdì alle 15.30 ho il mio primo appuntamento con uno psicologo. Ho ah, pensato con una ragazza. No. <ride> ok, e vi dirò com'è andata. Va bene, 60 euro <ride> a seduta. No, mi hanno detto che vale la pena. Ho detto ah, sì, a quello che mi ha consigliato, ma ok. 60 euro, ma ne vale la pena? Tu sì, sì è bravissimo, ragazzi, donate. Per far pagare lo psicologo a Simone, se no, qua finisce che mi ha coltella di notte. <ride> Dio, no, no. Facciamo <ride> entrare Alice e <ride> Bay Si, sicuramente no, è, quello, è, quello, è quello di prima. È quello no, di sicuramente prima. sarà una donna. Guarda, ha Ha messo la foto. Aspetta, ah, mi sono capito chi è. Vabbè, mi pare male, eh. la infuriato, prego. <ride> Buonasera. Ciao, buonasera dottore. Ho due domande. Sì. Allora, due dubbi. Sì. Descrivi con tre aggettivi Striscia. la notizia. Che palle. <ride> Popolista, cringe e boomer. Bene. E invece una per Mar. Vai bro. Ti piacerebbe un giorno fare powerlifting? No. Come mai? Perché non mi, mai, non mi ha mai interessato spostare tanto peso, non lo trovo salutare, ti spacchi tutto. E bisogna essere abbastanza forti, ma non bisogna esagerare secondo me. Non è uno sport sano, come del resto non lo è neanche il bodybuilding, eh, parliamoci chiaro, però anche quello infatti lo sto facendo con più cognizione di causa, sto lavorando molto di più sul lato, sul lato diciamo... Uh, Dell'atletismo eh, associando mm. anche osteopatia e cose di questo tipo, preferisco farlo per stare bene. In passato, magari l'ho più fomentato, però ehm, hai soltanto dei danni al powerlifting a alti livelli, per quanto mi riguarda. Poi, non sono appassionato, quindi non, non avrei motivo. Va bene, grazie mille. Grazie mille, arrivederci. No, ma io, cioè mo che avete parlato di questa cosa, poi ho pensato a tutt'altro, non mi frega, <ride> tipo cazzo. ti sei dissociato ma dalla realtà <ride> proprio. tipo proprio il fantasmino Simone che andava sì. in un altro universo. C'è sta Cristina P. Cristina P. Rivedo in te Cristina P. Cristina P. Cristina P. P, ma P sta per P. Ti ho visto mi schiare eh, le droge. la sì, sta proprio per. P. Come dentro un minestrone. Allora, eh. chiamate una critica per marra, ma sai te che devi chiamare Depe? Ah, c'è sta uno che si chiama Critica a Marra. Ho una critica per, okay. per marra. Con Dreotti. Facciamo entrare live. Prego. Dica. Senta, eh. Non è che si, si fa spammare in chat e poi non parla. Parli, presidente o oh, no, presidente. Presidente. Ma questa, la, questa battuta la capiamo solo noi, eh Sì, perché, perché non vedono loro. Lo... Questo qui c'ha l'immagine profilo di, oh, di Andreotti. <ride> se era questa la battuta, o se non si sta pisciando sotto, ma è stato buttato fuori. Okay. E... Angie. Angie, Lei è una donna. Angie, perché? Perché entrate. Tutti. No, 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 ci sono. solo che non, uh, non prende l'applicazione di merda. Ma tu sei toscana? Sì. Di dove? Grosseto. Ah, grosseto. Dici tutto, tesoro. Niente. Vi volevo chiedere Comunque, se volevo cioè, dire mm... che dire tesoro è sessista. No lo dico anche agli uomini, quindi no. <ride> Uh, volevo chiedervi se uh, c'è stato un, uh, un ospite che non reinvitereste in trasmissione. Uh, quelli noiosissimi. Posso fare una domanda? Sì, a chi? A te? Eh. Ma non ti sembra una voce familiare? No, ok. Un ospite che non rinviterei. No, perché? Perché? Perché no? Ma come ti chiami, Engine, Aida Reale? è Angelica, che bel nome, ah, non, che no un, un ospite che non reinviteremmo. E... Che è? No, 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 un ospite che non reinviteremmo. Allora è greve come do domanda. Diciamo che quelli che non proprio non mi so. Mh, Magari quelli che non hanno molto contribuito alla, alla trasmissione, capito? Vabbè, ma quello può capitare un po' con tutti. Diciamo che alle volte è anche imprevedibile. Cioè, comunque non ci abbiamo scaletta, non ci prepariamo un cazzo. Cioè, io lo capisco. In realtà, rinviderei chiunque. No, no, ma, ma sì, io Anche per dare magari... una. Sì. Però... Qualcuno che magari vi ha colpito in maniera negativa piuttosto che cioè, vi aspettavate una cosa e poi non, magari non è stato. Il primo ospite, assoluto Dexter, stava annichilito. Sì, però cioè, era invitato oh, per. ma la solo rivista di recente quella live piuttosto lunga. E vabbè, magari stava annichilito. Ma stava in, un giorno, in una giornata no. Comunque è rinvitato ufficialmente sì, al Cerbro sì. Podcast. Dexter, va bene, grazie mille. Ok, ciao. 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 Oppure la c'è rimasta male, zia. Perché? Ha sentita come era giù. Ma per quale motivo? E non lo so. Forse è una cosa che hanno scritto in chat, spero non per noi. Ma era, Sembrava abbiamo... giù. Abbiamo risposto in maniera pagata. Sono morto dentro, zia. Oh, Greve Mi spiace, scusa se ti abbiamo in qualche oh. modo... Ma non fatto abbiamo fatto male. nulla. Ma non lo puoi sapere che c'hanno in testa queste persone. Ma cos'è questa sensibilità improvvisa e <ride> soprattutto ingiustificata? Anzi, ah, io sono oh. cambiato. Ah. Uh -huh. Veramente. Okay. Prima sono andato a fare la spesa con i miei genitori okay. e ho salutato tutti, cioè tipo ho iniziato a parlare con i sconosciuti, forse so, non lo so, ma hanno messo qualcosa nel testa mattina, ma questo periodo che sto passando mi sta facendo apprezzare di più le piccole cose, perché trovo in loro umanità e sostegno adesso. Le piccole cose? Sì, tipo il mio cazzo. Che non hai ancora non la conosco ma sono amoroso il <ride> <Beh, ride> fatto che tu la conosca è greve questo <ride> si chiama Giacomo prego Giacomo Giacomo dica Okman che, che culo, sono entrato tipo subito vai bro oh, dai spara ma sei eh, parli, no, tipo, parli che... tipo fiamma eh, okay. Eh, okay. Ehm, no volevo chiedere se tipo una domanda un po' a caso sì. se aveste qualche fan story sulle modificature tipo qualche serata finito in, in macello non so se allora in macello non lo so però vabbè la posso dire allora st stava una sera che marra <ride> io raga premessa. io non fumo perché non eh, mi piace cioè. <ride> una sera stavamo tutti assieme dico vabbè faccio un tiro qui in barcone no io so di quello della, della sedia del parcheggiatore sì oddio cuore sì che siamo andati, eh, Quella era. Quella che io mi sono nichilito là. È iniziata qua? Sì. Pensate come stavo io, <ride> raga. <ride> ho, ho fatto un paio di tiri qua al balcone, però non ah, sentivo eh. un cazzo. Eh. Poi, tipo, dopo due ore, dovevamo entrare in un locale. E, non mi ricordo, non penso fosse il titano. Qualcuno tira fuori il sas e dico, vabbè, dai, fammi dire, ha fatto tipo tre tiri carichissimi. Proprio una cosa devastante, è diventato verde. Tipo Ma, tipo, nel giro di un'ora <ride> un mi, mi sono dissu. No, no, no. Dopo un bel po', eh. perché me, secondo me mi è venuto da pure quella che mi ero fatto prima. Sì. Mi è arrivata una botta e io, da quel giorno, ho detto non fumo più. Stavo proprio distrutto. Era, non lo so, tipo Twin Peaks. Io, stavo seduto Ma a una Tipo certa... in modalità presidente. Mo, mo ci arrivo eh. in modalità presidente e. Il mio pensiero aveva vita propria, il mio corpo era rallentatissimo e non riuscivo ad avere focus su più cose. Tipo, so, guardavo Simone e po potevo pensare solo a Simone e non all'ambiente ci all circostante. <ride> Avevo perso la cognizione del tempo. A un certo punto, verso fine serata. Tipo ci stiamo per salutare, io mi siedo <ride> su una sedia tipo di un parcheggiatore abusivo <ride> che sta là fuori e mi addormento come un sasso. Madonna, stavi in mezzo a nulla, zi. Stavo tipo così tutto. Comunque sì, cioè tu... Tutto un goblinito. Quando stai sotto effetto il cervello si fissa più su un pensiero. Eh, ma è non, non riesce a passare al, al e pensiero. Da là successivo. in poi non ho più fumato perché mi ha spaventato, sai cosa? Non la sera in sé. Nella sera mi sono solo rotto i coglioni perché era, era troppo dilatato il tempo e non mi godevo un cazzo. Il giorno dopo mi ha spaventato. Mm. Cioè, il giorno dopo depensavo. Cioè, facevo ah. fatica ad elaborare i concetti. Ero rallentato mentalmente. Stavo Diverto. tipo a, a, a fare la spesa, capito? Allora, port port dunque, dunque, allora, portafoglio Grazie. Apro piano la zip Spiccio, ah, vabbè, prendo <ride> Torno, cioè dovevo quello, settare Quello è quando, sei, è quando sei fatto Non è quando No, è il giorno però. dopo E fino allora giorni... pensi lentamente che devi pensare ogni movimento da fare Perché non riesci a collegarli tutti insieme eh, fare piano piano. Ma, ma ti dico, fino al giorno dopo E degli strascichi anche due giorni dopo Cioè in trasmissione ero rallentato. Eh. E infatti dall'ambito Non è mai successo in vita mia sta cosa Eh beh sì, ma io non fumo mai perché sì, io fumo sempre, eh, Lo so, sì, ma non ero abituato, ho fumato troppo. Comunque, non fumate, raga. Comunque, vabbè, io durante tutta la mia gioventù si parla dai, dai 18-19 fino ai 23, ma anche 24. E vabbè, ho fatto le peggio cose, raga, Ma come tutti, eh. però, non era più a fumare più a bere, che è peggio. Io invece non, no, sì, no, non... Io non bevo nemmeno. Però non ubriaco mai, cioè anche le serate in cui non con te presento, ho bevuto tanto, là non parto, invece col fumo subito, non so... Perché. Uh, io non voglio essere ipocrita, allora non, non vi drogate, io né, sono né bevete, stemma. però se dovete scegliere, drogate. <ride> Sì, è sicuramente vero, perché l'arco ti distrugge anche la mattina dopo, sei molto bello. <ride> allora, c'è il simulatore di Twitch là, che sta tipo a lampeggiare. No, nel senso di... di, di tipo, eh, tipo, I love Radio Rock. No, di no, parlo Radio... solo e sicuramente di Erm. Ma Lo, love fumo, Actually, eh? che fanno tipo alla Rockstar eh, un messaggio per i ragazzi. Non vi drogate, ragazzi. Diventate Rockstar, così ve la regalano. <ride> cioè, quello è. Eh. No, vabbè, comunque... Eh... Non Fumate. Fate, non fate nulla. Cioè, non Fumate. Voglio, non voglio fare l'ipocrita, ok. E, però diciamo che io in passato ho utilizzato tipo la sostanza. Ieri. In passato. Tipo ieri. Ma pure prima. <ride> cioè. No, ovviamente no. E Solo per dormire. Punto. Un prenato Or, ormai. Ormai diciamo. ho... Cioè, perché soffro di insonnia. E ho constatato che... Boh, boom. Vabbè, comunque me, io. Me, me, me faccio io una cannetta. Direi, direi di uscire da. cannetta. Direi di uscire ma da. Ma no, in passato mi facevo. Cioè, nel senso, Ragazzi, non fumate. Modo. Me guardo da una serie. Me, me taglio e poi crollo. Me. Vabbè, allora, senza ipocrisia. Eh, sì, perché io cerco. Ci di sta. Io personalmente, ripeto, non fumo non bevo, però fate il cazzo che vi no, pare. No, ripeto, ogni tanto, ma tanto ah, eh. Fate il cazzo che vi pare, perché tanto non dobbiamo essere i vostri maestri, e comunque lo fareste lo stesso. Però. Cognizione di causa Io posso dire sinceramente male Io posso dire sinceramente Che ad esempio Simone fuma Rarissimamente Come anche bere del resto Cioè è una persona Ho smesso di bere Coscienziosa Ok quindi fate quello che cazzo vi pare Ma col cervello no, Io ho avuto un periodo Che bevevo spessissimo E stavo male Stavi in ammerdo sì. Non ammerdo Stavo annichilito ho... Bevevi perché ti mancava qualcosa sì, Non è fosse, che bevevi sì. Quindi stavi bene Era un compensare Quando sì. uno si fa Qualsiasi droga possibile però lo fa nel giusto modo. Per, per divertirsi, ci sta. Se invece no. lo fai per tamponare qualcosa, lì è un problema. Va bene poi, cioè ormai mi sento veramente di stare ingerendo alcol, mi sento gonfio. Cioè, ormai ho più forse consapevolezza di, di, una, di ciò che una cosa fa al mio corpo. Ok? Quando me la ingurgito. Certo. Eh, ogni tanto a fumare. Così, in compagnia, così. Vabbè, non ma, stato. Ma se, però capito, sempre. Di notte, che non devo fare nulla di importante. Ad esempio, sei mai andato il live modificato? No. Ad esempio, no, 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 davvero? E eh, non mi ricordo. <ride> tipo la live di Ciao Darwin. Mi pare <ride> era che, che eravate usciti tutti a fumare. Siete rientrati modificatissimi. No, mi che c'era ospe... pure il chitarrino. Mi pare che ho aspettato dopo, no, si, sì. <ride> modificatissimi. Forse eravamo in sette. cazzi. però, ad esempio, ci ha, hanno offerto da fumare anche a Luca Comics prima di, prima sì. di no, tu non c'eri sì. no? stavo, stavo là fuori ah, no? all'uscita posteriore come no? ah, okay. Quindi, prima di andare in live con Paolo Cannone <ride> Secondo è stata... me Paolo Cannone Mi ha <ride> accettato no la mia risposta è stata no raga devo lavorare cioè, perché se devo fare top, qualcosa top devo lavoratore. stare comunque. Pure, pure quelli che dicono: eh, perché io quando, quando suono, quando suono devo stare completamente lucido. No, allora, questa cosa è una cosa importantissima. Eh. Rispettate l'arte, rispettate ciò che fate, il lavoro che fate, quello che fate. Non fatelo modificato. Non vi sentite poeti so maledetti di sto no. cazzo. Solo a scopo ricreativo. E come, dite, come dico io, pure per, e per infatti, Quello che ho detto prima: io cioè, mi ha dato fastidio la sensazione postuma. Cioè, il giorno dopo dovevo lavorare sul Cerbero ero rallentato, ero meno fluido mentalmente, ero meno brillante e questa cosa è insostenibile. Comunque, propaganda della droga finita, andiamo avanti. Grazie mille, Giacomo. Una allora. top domanda, top domanda. Grazie. Ciao, bravo. Allora. Cioè, comunque, comunque eh, è sempre, comunque un discorso politico perché a parte le cazzate. Cioè, io penso che entrambi siamo per la legalizzazione. Assolutamente sì. La legalizzazione. Quindi... Però prima. Uh, istruzione all'uso: Sì, chiaro. Fondamentale. Chiaro. però, sì. Cioè, secondo me ognuno deve essere libero di fare quello che vuole, però, prima bisogna uh, dargli gli strumenti. E questo rientra in tante discussioni però che abbiamo greve, fatto. Perché comunque, pure l'alcol è legale, ma nessuno insegna a non sfasciarsi e Infatti, è un'ipocrisia eh. della società italiana. Eh, pure le sigarette. Le sigarette, uguale, certo. Infatti, bisognerebbe, ma questo vale ad esempio anche con l'educazione sessuale, per dire, no? Anche quello è uno strumento di fatto, il sesso. E non, 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 però non si spiega come utilizzare Quello, quello strumento Quindi sono per la legalizzazione eh, Dopo una, un grosso lavoro Di informazione Ma non succederà mai un cazzo Perché l'Italia è un paese retrogrado e di merda Dudubs lemme in Prego Ti ho lettato in Istruzione all'uso è un'utopia Perché? È impossibile. Perché è impossibile? Si inserisce nelle scuole si spiegano i danni, come si fa col fumo? Il fumo, ormai tutti lo sanno, che fa male, perché nessuno. Sì, ma scatorette... si fa pure l'educazione sessuale alle scuole, ma tanto è una merda. Eh, beh, beh, oh, è salve una merda e bisognerebbe migliorarla. È fondamentale. Salve, ha delle domande scomode per Ciao. noi. Ciao, eh, direi di sì. Più che una domanda. È un cioè, volevo ricollegarmi al discorso prima del tizio che ti ha criticato quando sei tornato da Londra, no? Uh. Sì. E io volevo dire che in realtà quella è una delle live che ho apprezzato di più recentemente perché io sono iscritto qui principalmente per te, no? Ok, e grazie, bro. Le live. Tranquilla, Marta, adesso passo pure a te. <ride> e... E le live che eh, riguardo sempre sono quelle in cui tu sei più attivo, e quindi anche riguardo quella storia del, del rebranding del canale YouTube, no? Mm -hmm. Onestamente, cioè, sono stato molto felice perché io. So che è cringe dirlo, però cioè, mi fa piacere quando ti vedo felice, no? Sì, no. Quindi grazie, insomma... Grazie. Vai tu, tutti. Grazie. E la domanda è... Fai, fai, con un screen, fai uno screen un attimo, intanto che stiamo altri ispettori così lo mandiamo a VPN Vai, vai, scusami, eh? Fai la domanda tranquillamente, vai, vai. È uscito? Boh, vabbè. No, rimettilo. Dove sta? Ma perché è uscito? Greve, ma come si chiamava? Du -du -le ma Lemina puoi sparito. Boh, Sarà crashato. Eh sì, Aspetta, però so. magari questo qua. Ah, eccolo, eccolo, ecco, eccolo, eccolo. Ma che sei crashato? Sì, eh, mi sa. Mi hai fatto uscire. Non so perché. No, mica, io, non ho fatto, io non ho fatto niente. Sì, vai, vai. Comunque, sì, dici la domanda, grazie, okay. eh, no, eh, semplicemente. Aspetta, che sto sentendo l'eco. Prego, eh. ne, ne, nei suoi tempi, Via la radio, via la <ride> eh, con Futurio no? Ah, sì. Quando pianifichi di um, fare questi spettacoli che menzionavi? Allora, scusa, allora, eh, praticamente stiamo lì lì per registrare il prossimo singolo. Abbiamo capito come fare. Ci siamo iscritti ad un servizio online di mastering. Che abbiamo pagato tipo 200 euro per la subscription annuale. O oh, uno può essere pure scettico, ma che cazzo fate? Cioè cioè fate fare mastering online? Mm -hmm. Io non so manco di che se parla. Quindi. Il mastering è eh, come posso dire. Ciò che rende eh, pomposo e grande il mix di una canzone okay. Ci sta un processo, tu la registri e allinei le tracce, quello è il mixing mm -hmm. Il mastering è quando allarghi tutto e la rendi bella mastodontica per farla pompa ne nelle casse Come la cappella Esatto, ed è un processo che costa tantissimo mm -hmm. È la parte più costosa perché è tipo un lavoro chirurgico E sono, hanno creato questi siti che te lo fanno Okay. In automatico, in automatico, ero era molto scettico, ma lo fai in una maniera clamorosa, ma non mi ricordo il nome, ragazzi. Ve lo dirò. E praticamente questa cosa ci consentirà di fare di, di, di buttare fuori un sacco di musica in più nei in tempi mo molto più brevi a costo vi virtualmente zero. Quindi l'unico costo e l'unica cosa che mo mi... no, è il videoclip. Mm. Io cioè, l'unica cosa che, che dico mo come cazzo. Ma faccio? ci sarà un videoclip paro. Ci sarà un regista che offre il primo. Il primo ce, ce lo offri, poi. poi... Pagalo! <ride> Brutto pusillanime. <ride> Brutto. Allora, allora. Ci sarà Prociato. un regista bravo, mm. ma bravissimo, che ci fa il videoclip ad un prezzo onesto, un prezzo dato dubbi. Pago. Pago, però deve essere bravo. Con il quale si può lavorare di Roma, che facciamo questa cosa. Comunque, eh, noi speravamo per dicembre. Ma dato che sto avendo dei guai in questo momento che non posso ancora dire, non lo so se slitta. Però comunque raga, la pazienza sarà premiata e l'unica cosa che per ora ci trattiene è il videoclip. Quindi eh, non so se è, se è una scelta giusta far uscire prima le tracce audio e poi il videoclip. Forse ci, non so se sputtanerebbe la canzone. Non lo so. Non so come fanno... Cioè, Quella è la tua domanda. Se far uscire prima solo l'audio, sputtana la canzone... No, secondo me, prima, come sto vedendo, come eh. sono gli artisti, fanno uscire tipo su Spotify, prima, mm. e poi qualche giorno dopo il videoclip. Eh, però già ci hanno pronto il videoclip. Sì, è ovvio eh. Devi registrare prima il videoclip, fai diciamo un po' di hype su Spotify, e poi boom. E poi, poi boom. 3-4 sì. faremo, faremo così. Comunque grazie mille per la domanda. Ce n'è anche eh. una eh. per Marra? Per Marra no, sempre un ringraziamento, già che stiamo a ringraziare. E, onestamente, ad esempio, in generale, tipo, se è stato, no, no, me lo, cioè ero sempre triste, poi ho iniziato a guardare voi e mi avete sempre sollevato il morale, quindi grazie. Poi Marra particolarmente mia... cioè, è molto cringe come al solito da dire. Però tipo io ho eh, dell'opinione no? che tipo quelli con i tatuaggi, tutti i mezzi burini fossero degli animali. Eh sì, bro, ricordate sempre che Ermono non l'hanno rovinato quelli con i tatuaggi, eh, raga. Ci siete, non vi, non vi sento. Sì, sì, grazie comunque. Ah, grazie okay. mille, niente. Grazie a voi, raga. Buona ciao. serata, buona serata, hanno, hanno rovinato quelli in già che <ride> Rimetto Cristina P., che prima non ha, non ha parlato, magari Vai, Melissa Christina P. P. Rimetto in te Melissa P. Eh L'ho vista mischiare le droghe come dentro un ministro. En Enzuccio. Enzuccio? <ride> intanto, grazie per averci Eccolo, reso grandi. Oh, Enzuccio. Eh, oh, oh, ciao, dice tutto. Eh, intanto, ringraziarvi perché mi fate tagliare ogni sera. Dai, bro. Poi. E... Eh, volevo farvi una domanda, intanto premessa a me sta un po' sul cazzo frame. Ok, perché? Mi sentite? Sì, si, sì, perché sta sul cazzo frame? Oh, non mi trattiene semplicemente. Okay. Rispetto a voi, rispetto a quello che fare tremendo quello. E poi volevo chiedervi di, di commentare un po' la situazione del Gopnik senza sbrigarvi in due parole. Allora, greve. io mi sono astenuto perché non conosco le vicende se non dal punto di vista di Gianluca. Alcune cose che Gianluca ha detto, eh, diciamo che trovano conferma nella realtà, però eh, non so la, ver la versione di Gopnik, quindi non posso trarre un giudizio. Eh, sono entrambi miei amici, francamente mi è dispiaciuto, però io penso che comunque Gianluca abbia avuto le sue ragioni per, eh, per dire determinate cose. Eh, però non so perché, comunque, sono fatti antecedenti alla mia conoscenza col Gopnik. Sicuramente hanno sbagliato entrambi, da quello che dice Gianluca. Io mi fido ovviamente di Gianluca. Eh, ripeto, posso capire la sua reazione, però non mi sono esposto perché non so le cose. Eh, quindi io posso sentire la versione di entrambi e farmi una mia idea, ma a che serve. Io, beh, come posso dire, eh, sono chiaramente in mezzo perché sono entrambi i miei amici. E io la live di Gianluca neanche l'ho vista. Io ho solo scritto al Gopnik e ho fatto guarda, io la live non l'ho vista. Ma se tu vuoi venire qui a parlare, ovviamente sei sempre il, be il benvenuto. Ma lui, lui vive in Polonia, quindi è un po' difficile. Si è trasferito, Ma è scappato e da Flip. <ride> sì, sì. <E> quindi <ride> mi sono volutamente tirato fuori perché in questo periodo non, ma in generale nella mia vita non ho bisogno di queste cose di ulteriori dramas in in sì poi ecco francamente mh, insomma non mi interessano molto queste file e ho comunque de detto anche a Gianluca che non lo ritengo un contenuto valido per uh, il Cerbero ho detto queste cose volevo rispondere, volevo rispondere anche a pop che mi sta in in chat eh, io in detto mi insulta e poi si guarda i miei live così. Io semplicemente il vostro canale lo uso come un vero e proprio podcast. Quindi mentre per esempio accordo la chitarra, non lo so, suono, faccio qualche cosa, me lo metto in sottofondo lasciando scorrere tutte le live. Mm -hmm. Quindi... Ultima diapositiva, tutte le pubblicità. Sì, sì, sì. Poi sono abbonato. quindi Grande bro, top. E niente, questo la. Ok, ciao Zi. Ciao, ah, è uscito lui. Ok. Mi... Comunque, ragazzi, sì. iscrivetevi. Anzi, iscrivetevi. Che Followate l'Instagram del Cerbero Cerbero Podcast. Tutto attaccato. Siamo tornati. Siamo tornati. E anche Futurio. Sì. <ride> Sempre buttano un buzz. Eh, sì, è sì. piccolino ci sta, ancora. Ci sta, comunque, no, l'ho nominato nel video, ho già fatto più di mille follower. Top eh, top. top, top. Cioè, comunque, è ottimo, Micko. Mitsco. Oh, bella anche meno, sì. <ride> Eh? no no dica eh, dica apprezziamo il suo entusiasmo, entusiasmo. infantile dica -Rossa, stavo morendo, eh no morendo e qua ci vuole un po' più di entusiasmo dai forza oh, Napoli sì! facciamo un applauso a Matteo Salvini <ride> 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 ma tu sei di Napoli all no no io sono basilicata si sì, ah, quella regione no. tipo vicino al Molise ah, ok ok dica dica Famosi solo per Matera Uh, allora due domande, una a Tutubi e una a Marra Prego uh, tut... Allora a Marra voglio chiedere il prossimo video quando esce Sul canale dici? Eh uh, no Su, su cosa? Eh uh, forse ci siamo capiti No no dica dica <ride> su, Vabbè su un canale comunque Sì sì su un canale Su un canale non adatto ai minori Ecco, in chat ci stanno. Ok. Allora devo. Seriamente rispondo. Devo trovare sì, sì. Uh, una ragazza, donna particolare. Ma quella, quella di prima, che fine ha fatto? Ma che c'entra? Ma non eh. è che li faccio tutti con la stessa. Cioè nel senso... Vabbè, ma esistono i canali dove. No, no, sempre... io a me serve una cosa precisa. Mi serve una ah, mica. Ma, Amate ah, ho capito. Se, seriamente, Diciamo che adesso mi sto concentrando su altro e non ho tempo. Oltre al fatto che, insomma, mh, la situazione re relazionale che ho uh, mi ha un po' distratto da quello. Ma in futuro riprenderemo. E devo, appunto, trovare una MILF, come Dio comanda, per girare il grande terzo capitolo, che sarà la mammina pecorina. Ma voi veramente vi ve fate, ve fate le pippe con marra? Cringe, po po posso dirlo? Puoi dire quello che vuoi, bro. No, ma nel senso, no, se uno tro trova il tuo video a casa su Pornhub, shalla, però... Non, io non riuscirei mai, cioè come se te, te fai una pippa con me... Beh, io lo guarderei suo, un, scopo io, io guardare il tuo. Te fai una pippa? Beh... Eh, perché no? <ride> Ma non su di te, su quella che te scopri. Eh, vabbè, ovvio, certo. sì. A me Bravo. fare una pippa pure vedendo di scopare in real life, sì. Dai, poi organizziamo. Eh, <ride> con quella la oh, devi... <ride> <ragazzi>. Con Amalia. <ride> Amalia. Scusa Amalia, io scusate. sto là tipo... No, <ride> tipo a cioè, quella no. che ha proposto era Narto, okay. però, però a me mi è piaciuta Amalia. Quindi, che cazzo devo fare? Ci sta, ci sta. Eh. Top Voyeur. Al cuore Vo non si Grazie mille. Mi, mi Ma volevo fare una domanda pure a te Ah, eh, ah scusa, ah, è vero. Scu piano scu piano! Scusa, scusa. scusa <ride> vai. <ride> allora, per quanto guardate, um, Futuro Ho visto su, sul profilo Instagram dei Futurio sì. che avete messo la canzone con no, la del Cerbero. La, sì. m, la sigla, ecco. Eh, Volevo chiedere per quanto riguarda Spotify se la, la metterete, perché io l'ho visto a Ginevra. che Sta, eh, no, ehm, diciamo che non è una, un singolo ufficiale. cioè una cosa suonata in live, la eh, ah, eh, devi registrare bene. Sì. La, quando fa, faremo l'EP registrato bene con il mastering che dicevo prima. Allora sì. Perché cioè, mh, sarebbe come che ne so. Mh, non so fare un paragone Youtubico un paragone filmico. Ma qual è la tua? Stavo leggendo la chat. Scusami, non lo so. Che... Riguardo la sigla del Cerbo su Spotify. C'è che su Spotify uno mette un pezzo ufficiale, non mette la ah, live. Certo, 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 certo. Quella online. Okay, 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 okay. Lo so che siamo così bravi. Che sembra una registrazione. <ride> però vi assicuro che live. Vabbè, molti la vuoi detto, fare professionale? La giusto? voglio fare in studio certo. con le tracce separate, come si fa col mastering, vero. Molti hanno detto: eh, ma ti sentono le tastiere. Quindi non è live. Uno potrebbe dire: questa è una. Un'ottima argomentazione, mm. no? Mm. Se non fosse che il, il nostro chitarrista Lorenzo ha ciò che si chiama sulla chitarra un pick up esafonico. Che, che, cazzo che cazzo è? è in, in soldoni. Oltre al suono della chitarra, lui può, attraverso delle cose digitali che costano miliard, milio, eh, miliardi. Vabbè, <ride> eh, mila euro. Molti mila euro. Molte migliaia di euro. Dare qualsiasi suono di sintetizzatore, di violino, di orchestra alla chitarra con l'accordo che fa sulla chitarra, i suoni che escono dalla chitarra diventano anche un suono di tastiera. E noi siamo molto grati per questo perché io di queste cose non ci capisco un cazzo. Va bene, ok, ok. okay va bene, ragazzi. Le critiche non è. Cioè, vi stimo ormai, vi seguo più da due mesi. Quindi, Dai, bro. una vita praticamente. Ciao, Ciao. Ci segui da, 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 da due anni Da una vita <ride> Da una vita Io pensavo vi seguo da due anni A parte che è nato da un anno cerbero. Vabbè, il cerbero sì. Asia dall'Oriente Le notti d'Oriente Con Asia Pecorina Asia È calda lo sai Più calda che mai Ciao. Bella. Eh, lo sapevo, Allora, scusarmi con per la critica che gli ho fatto prima sul Ma lei ha cambiato video di Londra. Ma ha cambiato Sì, ho cambiato il fuori, fuori fuori. fuori su... ah, non ci facciamo prendere per Aspetta, il culo così. No, ma, ma, lei no, il culo. Il ma lei ci sta prendendo per il culo. Voi siete dei maschinissimi, avete scelto solo per il nome e per l'immagine. Ma lei ci sta prendendo per il culo? accetto no, le scuse, no, no, però no, no. il suo slot l'ha avuto. Non, accetto le scuse, non si può rubare a casa dei ladri, ragazzi, scusate. Marcello Giuliani. Marcello. Marcello. Marcello, come here. Oh, oh ok, ci so. Ce ok, però so. dai. Olare, oh, yeah. oh, olare. Oh, non mi sono preparato nulla. Non mi sono preparato nulla, quindi sull'arte l'arte dell'improvvisazione. Vai, sì, improvvisazione Vai, is the, the way. Beh, è venuto in mente. Vai. Me, mi dovete dire in percentuale sì. quanto è possibile che venga Joker al Cerbero. Eh. Io direi un 20%. Beh, beh. Avrei detto anch'io 20, ma perché ci dice sempre sì, sì, sì. Io l'ho beccato anche Poi ma rimanda. Eh, anche a Luca, sarebbe, cioè, anche sarebbe a Luca il massimo per voi che per lui cioè. sarebbe divertentissimo. Io l'ho beccato a Lucca tutto tranquillo. Ci ho parlato. Insomma, no, no, raga, prima che mi faccio intervento vengo. Poi va bene, no, gli ho rotto i coglioni perché magari ah, era un momento particolare. Eh, mo eh, i riscri... riscriverò tra un po'. Adesso. Post operazione, non gli rompiamo i coglioni. Ma comunque, secondo me, insomma, se eh, voleva diciamo, venire eh, equipollente alla percentuale del contributo di tu al cazzo, Joker, vieni al Cerbero, vieni. Grazie, grazie, Ciao, grazie bro. Mar Marcello, grazie. Grazie. Eh. Io ho sempre asso associato il nome Marcello a uno stupido No, non io a so Mastroianni perché. Certo, perché io da piccolo non conoscevo Mastroianni Quindi Marcello era Marcellino un... pane e vino tipo. No, ma Marcello era uno tipo alto Ma tipo un Frankenstein Marcello Con il Marcello, Con la faccia quadrata tipo, Non so perché Hanno <ride> accoltellato Marcello a scari. <ride> <ride> Mario so, Giordano. Io non ho mai capito perché mi fa ridere questa roba. Non lo so perché fa troppo ridere. <ride> che poi era nato con Vlad, mi sa, non era di omio dal tipo. Hanno incontrato Vlad. E... Facciamo entrare Mario Giordano. Prego, Mario Giordano. La legge non è sacra. Mario. Mario. Presidente. Mario. Mario. Facciamo entrare Rob. Rob Forchetta, Robby grande, grande, Rob Forchetta Robby Facchinetti Robby Ciao ragazzi Ciao Ciao Volevo fare una domanda a testa, eh, inizio magari da Marra Vai. come vuole lei quando, quando torneranno le live sul cinema? Se torneranno Oh certo che torneranno, Vabbè, appena avrò qualcosa da dire Sapete qual è il discorso che le recensioni non le voglio fare le faccio sul canale perché ho paura che poi, eh, essendo spoiler, mh, possa rompere i coglioni a qualcuno. Quindi le faccio sul canale. Certo. Eh, oppure, magari facendone non spoiler, potrebbero non interessare tutti. Perché non è. Cioè Twitch, insomma, il cervo podcast, non è un canale dedicato al cinema. no, Come il mio canale. Però più generiche, eh, però là, però là. Più generiche le rifarò sicuramente. Certo. cosa bella di voi è che. Differenziate quindi sì, oltre sì, no, sempre ma... contenuti diversi? Sì. Sì. Cioè, sicuramente una live magari in cui sarò solo, perché no, invece, per Simone, sì. se ehm, arriverà di nuovo la musica al cerbero no? durante le live. Eh, il progetto iniziale era quello di far suonare Futurio live, ma è tipo una cosa difficilissima. Ragazzi, settimana prossima, Calcutta al cerbero. Perché sì. mi ha chiesto di fare il tour in Gran Bretagna? Punto. <ride> Ci ho pure creduto un secondo. No, e mh, nei progetti è sicuramente di fare una live speciale concerto dei Futurio. Vabbè, sarebbe figo. Sì. Immagino. E Quando sarà possibile, lo faremo. E niente, questo. capito? Poi magari con, a, a, con altri artisti, non lo so. Magari abbiamo fatto Pippo solo. Vabbè. Non si può classificare come musica. <ride> Pure ne secco è venuto. Come non tisa. si può classificare come musica. <ride> Musicisti veri ancora. Qua a Bicocca ho suonato. Eh, musica vera, suonata dal vivo. Con gente con talento. FSK ancora... al cerbero sarebbe figo, raga. Gente con talento, zi. No, no è... ma, zi, ma fa più ride. È più divertente. Ma vogliamo fare tipo un ride a qualcuno? In questo momento siamo 1400 circa, no? Ma chi io fa il raid qualcuno su Instagram, ragazzi, consigliateci un nome ma e beh. dovete fiondare Da su prima ci ho parlato l'altro giorno, l'ho invitato. Però è un po' difficile adesso sta pieno di roba. No, ma che vi bana, dovete mandare un messaggio ma Si cero di è illegale, non si può perché di cioè di Ma di cioè di cioè di cioè di cioè di cioè di su Twitch. cioè di cioè di cioè di cioè di cioè di non mi sono mai piaciuti i ride, Gaetano. Gaetano mi ha detto, eh, getto, ma non ricordo più. Ga, a Gaeta. Oh, Gaetano. Ga, Ga, allora, Ga, Ga, Gaetano invece era il bullo del mio quartiere. Era un okay. napoletanaccio okay. puzzolente, okay. pieno di brufoli. Oddio, mm -hmm. Mose se mi vede ma ammazza. Però era, era il bullo del mio quartiere, era pure un po' pericoloso. Era un napoletano a caso. Magari Mose... Eh? <ride> Niente. Era un napoletano X, insomma, <ride> ok. Gaetano, Gaetano ci sei? Niente. Fuori dai coglioni. Comunque vorrei far... Mi ricordo che una volta ha, tirato, ha fare... tirato una pallonata a mia madre. Voglio fare un voglio saluto un, un pazzo ai fratellini. Ma vaffanculo, <ride> so dei cringe, mamma mia. Sono dei ragazzi che ho beccato qua sotto e mi eh. hanno dato questo. Eh, cringe. No, si sì, erano simpatici, grandi fratellini. E cosa fanno nella vita? Musica trap. Eh. Quanti anni hanno? Ma Sono piccoletti, 19 anni, credo 20 anni. Mm. Non, non avete il mio rispetto. Simone mi fa incazzare. Eccolo. Prego, perché ti faccio... In... <laturane> <nered> Non me lo fa levare. Non me lo fa levare. Ha che era aduttivo. Non me lo faceva levare. Top hackers. Memo è molto divertente, ragazzi. Scusate, ma certo, ho alzato io il volume dal mixer. Ho detto Marra levate le cuffie. Perché se no. Dai, li buttiamo dentro qualcuno. Mando una pubblicità, ragazzi. Comunque vi ricordo che se volete non vedere, vi piace Volete non vedere. Volete non vedere le pubblicità, vi basta fare il sabato c'è podcast. Vi do ancora 5 secondi per farlo. E poi mando la pubblicità: 1, 2 3 4 Vabbè, in 4 secondi fa il sub. Mane ci vogliono 10. Ovvio, 15. però era una scusa. <ride> che cazzo, Stefano. Ho chiuso e riaperto Discord. Che non stava più a funzionare. Ok, grazie, ga... Che cazzo è? Gayden93. Gayden 93 Gheiden, cazzo non è Frontman93. Non è partita, beh, non parte sempre. A tutti, ovviamente. Dobbiamo cioè, entrare eh. a Sdrubalini. No, non funziona più Discord. Ah, ok. Oh, Zebrino okay. si oh. è buttato dentro. Dica, Sgrubalini Allora, domanda scomoda per Cosa Vecce. ne pensi Vecce. del Calisthenics? Il Calisthenics Che Diciamo che è una sorta di pseudodisciplina Che prende un po' dalla ginnastica artistica E un po' da altre discipline Top domanda scomoda che, Sì, scomodissima Che ne penso? Penso che è diventata un po' una moda nel corso degli anni eh, non allena bene alcune parti del corpo, tipo le gambe. Eh, ma c'è il pistol squat, non basta. Però, comunque, perché no? Cioè comunque Quindi potrebbe essere valida. Potrebbe come... essere valida, bisogna vedere come lo fa. È una sorta di ginnastica artistica dei poveri, diciamo la verità. Perché io mi alleno da esempio due anni in palestra. Sì. Però cioè, mi sta proprio annoiando la palestra. Ci sta, ci sta. Per, per variare ci sta. Comunque, domanda scomoda. Eh, ne faccio un'altra a Vai, vai. Vai. È uscito. È uscito. Vai. Vabbè. E, e, flame, date, flame. e datemi i piedi. Ok, cioè, ho letto qualcosa. Flame, ascolta, tipo. Datemi i piedi, prego. Oh! Oh! Oh, una cosa. oh ah, bello! Ah. Che digi? Cioè... C'è. Cioè, <ride> sì, flame, tu... comunque... È proprio <ride> l'anello debole. Secondo me è proprio l'anello debole, Flame. Perché... Perché urla e basta. Sa solo urlare. Sa solo urlare e insultar. Veramente, cioè, è una cosa. Se vieni nella borgata mia, Flame, guarda. Te faccio secco. No, no, no. Dissociati. No, non minaccia. Stai proprio sul cazzo, Flame. Mi stai proprio sul cazzo. Ma dimmelo non faccia, pezzo. Oh, merda, no. Buttalo di. fuori. Zio, Fuori dire? stai proprio sul fuori, cazzo. Fuori, Flame. fuori. Fuori. Ah, vattene a fanculo per cortesia. Brutta sta minchia. Oh oh è Flame che stava a romper cazzo. Zi. Cioè l'ha rimesso lui dentro? L'ha buttato fuori lui. Greve. Mi sa che Flame che c'è sta, sta trollare Se non si spiega, Ok, che c'è sposta le persone. Andrea di Pre, Flame. Ascolta. <ride> 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 Ma Vabbè. La non ho fatto un cazzo. <ride> stronzi. Persone. Buonasera. Flame. Ascolta Elisa. Dica, non Dica. Non mi sento. Non ti senti molto bene? Devi mutare la live. Non sento. Oh, rispondi. Niente, non sente, è su. Ha a, a, realizzato. Eh, ma, ma mettiamo qualcuno che c'è da carcazzo cazzo dentro? Aspetta, ho un'occhiata. Da dove un intanto lavorate. Sì. <ride> allora, eh, facciamo entrare Andrea Di Pre. Mi fa prima, non mi ricordo. Sì, no, pensa di no. Andrea di, Andrea di Pre per il sociale, ho una domanda di. Um... Geopolitica, scommetto. Non geopolitica, ma filosofica. Vai. Cosa ne pensate della religione fondata oh, da Di Pre? Ovvero il dipreismo? Fuori. <ride> che Questo fuori. qua si chiama Marra, ti spengo. Dai, sono pronta. Sono eh, tutto un sono fuoco, io. baby. Vai, no, sentiamo che cazzata che spara. Ma ragazzi ma qualcuno di chiama veramente. Ma stai un po' zitto, ma l'ho buttato fuori. Che stava col microfono a palla, mi stava da fastidio. Dica dottore, dica. Sono pronta già. se no, può parlare, no, basta no. il microfono. Ti prego, te hai la mentalità aperta? Beh, me lo auguro. Rispondi, vai, è la base. Eh, penso di sì. Mi auguro di sì, però non, non so cosa intendi per eh. mentalità aperta. Cerco di averla eh, il, il più possibile nei, nei limiti de, della merda di uomo che sono, come tutti. Beh, è talmente aperta da appoggiare Casa Pound, giusto? Appoggiare Casa Pound? Sì, nei post su YouTube. Nei post su YouTube, che vuol dire? L'altra volta hai fatto un post su YouTube dove okay. mettevi una frase di un esponente di Casa Pound. Non ho appoggiato Casa Pound, ho semplicemente sì, riportato... È... No, però mi ti fa rispondere no, solo. No. Se mi fai fa una domanda ti, ti rispondo. Vai, vai. Allora, era, contestualizzo, il discorso dei cosplayer nazisti. Ho riportato un articolo di giornale che uh, evidenziava come la Digos avesse espresso un parere sulla vicenda, eh, evidenziando il fatto che ci, eh, ci, ci sono sempre stati a Lucca dei, dei, delle persone travestite da nazisti, dunque io ho detto, in quel caso, okay, se avessero subito una multa sarebbe stata una discriminazione. Poi c'era anche, aspetta, finisco. C'era anche una uh, dichiarazione di un personaggio politico dell'estrema destra, io mi trovavo eh, d'accordo con, quella... con quella dichiarazione. Non me ne frega un cazzo del, del partito che rappresentava. In quel momento, per me, aveva ragione. E si chiama apertura mentale. Eh, altro certo, è eh, che cosa devo fare? Allora, a prescindere, se uno è di estrema destra deve per forza dire stronzate. Scusate, se, se... no, anche io sono Allora, se... perché... perché lo rinnechi. Cosa rinnego? Lo rinneghi nei commenti Cosa rinnego? Nei commenti di quel post ti Io nei commenti detto... di quel post ho scritto ah, Che è... a me oh. interessa ciò che ha detto la Digos E in più ho sottolineato quella parte Perché rispecchia ciò che io ho detto nella live Poi il fatto che lui sia di una bandiera o di un'altra Non mi interessa Punto mi ragazzo no. E eh, fratello è quello che ho fatto Che ti devo dire? Cosa devo fare? Ah, allora sposo Casa Pound secondo te? No no Allora, no, allora no, sii no, onesto intellettualmente la... con me Ok? Sii sì, onesto intellettualmente mm. con me, tesoro. Pensi che le sì. idee espresse dal sottoscritto in un anno di Cerbero Podcast vadano ad appoggiare Casa Pound o un partito di estrema destra? Ma a me non me ne frega un cazzo. E allora, riscaldata, che cazzo di domande vuoi? Sì, Ti ho fatto una domanda, rispondi. Ma io voglio... Eh, tu mi hai detto, insomma, tu appoggi... Cioè, sei Cosa, certo vuole, cosa vuole? Mi hai detto non appoggi che... Casa Pound, ti ho fatto una domanda. Secondo ha, te... Hai fatto una bella figura di merda, Secondo me no e confermo tutto ciò che ho detto. Ma perché la figura di merda? No, ma poi tra l'altro la Digos ha dato ragione aspetta, a me. Vai, vai. Cioè la cosa eh, bellissima sì. che ha dato ragione a noi la Digos. Sì, sì, sì. Cioè la cosa dico, la figura di merda... A me non me ne frega un cazzo che quell'esponente sia di Casa Pound di estrema... In quel momento sì, va bene, va ha detto una cosa che io condivido. Che ti devo dire? parlare un attimo. Il problema è che sotto il post ti hanno scritto... È, uh, questa frase l'ha detta un esponente di casa Pound. Avete eh. detto: A me interessa la parte della eh, Digos. Eh, certo, nel chiaro. post hai sottolineato la Perché parte. Perché rispecchia ciò che io penso: sì, Pound, ma non ma mi interessa il suo partito. Deciditi, deciditi porco dio. Allora, porco delle, dio, cioè, io quel post l'ho riportato. Dio. Per la definizione della Digos e anche per quella. Che rispecchia ciò che io ho detto nella live. Scusate, ma scusate, ma se uno di Casa Bound dice una cosa culo, giusta. O ti pari il culo, o non ho capito. No, no vabbè, è incredibile. Allora, ah, ha detto chi, una cosa giusta. Chi se ne frega se è di Casa Bound. Eh. Allora, non avrei mai riportato quel post. No. Aspetta, lo no, es no. no, finisco. Esclusivamente per la dichiarazione di quella persona, ok? Ma c'erano due contenuti che a me interessavano. Il, soprattutto il discorso della Digos, ok? Cosa ha detto la Digos? Che tra l'altro sta indagando. Se questa è una cosa importante. La Digos sta indagando se quei due ragazzi abbiano compiuto degli atti a prescindere dal loro travestimento, perché già quello è stato bollato come non multabile. Ma tanto il focus di questa sì. cosa è casa panno. No, aspetta no, finisco. Eh, però è importante no, no, no. questa cosa: è importante. Quindi, vuol dire che soltanto per il fatto di essersi vestiti, non possono essere multati come abbiamo detto noi, poi se loro hanno fatto degli atti. Criminosi Ovviamente devono essere multati, ma questo è un altro discorso che vale per chiunque, a prescindere dal vestito. Okay? Sì. Poi, quello che ha detto quell'esponente lì di Casa Pound, a me in non interessa la sua casacca politica. Ha detto una cosa che io condividevo, ovvero queste persone sono state buttate nel calderone mediatico soltanto perché faceva eh. hype in questo momento eh. storico, cavalcato dalla sinistra o meno dai buonisti, da quello che cazzo volete, e gli hanno tirato un mare di merda. Quando la dico, ha detto ci sono sempre stati. Dei ragazzi vestiti da nazisti alla fiera del fumetto e gli hanno rotto i coglioni un, eh, con una gogna mediatica estrema. Ora, Sono d'accordo è... con questa eh. affermazione. Che cazzo me ne frega se è di casa? Appunto, Bondo, no? No, ma... il, problema, il problema è che quel post potevi dividerlo in due parti. Vabbè, ho capito, allora la prossima quella. volta fammi da ufficio stampa. Ma che ti devo dire? Ho fatto eh, due live: ho fatto culo, due live: 400. Bagliato, ma, non... bagliato, bagliato, ma dove io non capisco ancora dove? Dov'è lo sbaglio? Dov'è lo sbaglio? Dov'è lo sbaglio? Dov'è lo sbaglio? Condividere un pezzo ma lo, devi, ma, ma se ma se lo decidi però. tu come oh, deve fare il posto mio. una persona? Però zit, ti posso dare un consiglio? Ti posso dare un consiglio? Mm. Nei dibattiti... Eh, sì, sì, ma adesso ti lascio la parola. Beh. Nei dibattiti non far vedere che ti arrabbi eccessivamente perché sennò si vede che sei dalla parte del torto. Vai, vai tranquillo, non bestemmiare, vai easy proprio. Non per forza, non per forza. Ok, ok, vai. Allora, quel post potevi dividerlo in due parti. La parte della Diego e la parte della, di Casa Pound. Te hai sottolineato la parte di Casa Pound. Io ho sottolineato un pensiero, non è che... Uh, io ho sottolineato una frase, ma quello lì è un, è un pensiero... Ma a parlare parla delle bambole, non ho capito. Ma senti, a parte che mo sto parlando io, comunque eh, stavo dicendo, quel pensiero è un pensiero che eh, proprio sta più... cioè come posso dire? Non ha una bandiera, è un pensiero secondo me giusto... A me non me ne frega un cazzo del pensiero, non so se è davvero... Allora, se allora frega, frega, scusami. Eh. Allora, posso riparto perché è una un cazzo il post poteva essere diviso in due parti la parte di Casa Pound e la parte uh, di cioè l'altra parte quella della Digos eh, che cosa sarebbe, commenti... Co Ma cosa sarebbe cambiato? cosa sarebbe cambiato? il discorso lo semplicemente nei commenti ti hanno scritto perché hai appunto approvato la frase di perché è una frase che rispecchia il mio pensiero a prescindere da chi la dica e tu, e tu, sei tu? un razzista eh, se giudichi baffa, le parole figlio, di una persona baffa. soltanto basandoti sul suo te, gagliardetto, te, devi ascoltare ciò ci che dice ancora. e valutarlo a prescindere vabbè, dal suo partito. Da abbia ma a me. Spare di no, non però, non mi però mi beh, beh, no, aspetta. Stavo a depensare, Aspetta, aspetta, uscito, ma sta a depensar. Stava bene, ma non ha senso quello che dice, cioè, ma anche che l'avesse detto Stalin o Hitler. Se ha detto una cosa che io condivido, punto. Vabbè, comunque, c'è cioè, Poi eh... non è che l'ha detto solo lui, eh? Cioè, che figura di merda, posso dire. Cioè, vabbè sto... ci ha provato, dai. Ma no, ma sto bamboccio che entra e cerca, no, ma è stato veramente maleducato. Ma e sì, in più che torto, al... marcio. Cioè, più che altro la critica non si è capito qual è. Eh, tu dovevi dividere fare. il post, e che cambia, <ride> comunque, avresti Ma, ho ho ma che vuol dire dividi il post? È un argomento è... unico. No, era un articolo. È un articolo, era un articolo unico, unico. Di, di sei righe. Sì. Che cazzo devi dividere? Poi perché? Non è che... Ma se secondo uno... me perché lui capito già la cosa... No, quella di Casa Pound sarà... quindi non si può ascoltare. Ma sarà un bamboccio di Lucca come un istello che ce l'avrà a morte con quelli. Ma ci sta, però, però... posso... Cioè, una cosa giusta la può dire anche il tuo peggior nemico. Appunto. Una cosa giusta la può dire anche è... Mefistofele. Appunto, sta lì. Oh. E, poi, poi, e, e questa è l'apertura mentale è fa attaccare <ride> <sulla> <ride> Cioè, lui è esatto, ha iniziato facendomi quella domanda e poi si è smentito da solo. È lui che l'ho chiuso. Certo. Che a prescindere... Casa Pound zitto! Non parlare proprio di nulla. Tra l'altro, quello eh. è anche un esponente politico che, che la politica italiana riconosce come tale. Ma sì. Quindi, ma non, è io che dice, non è che dice che è nazista ma in carcere, appunto. una persona che non va ascoltata come Ma per estremizzo, me... ma se Hitler avesse de de detto il cielo è blu, cioè avrebbe torto solo perché è Hitler, no? Sì, cioè, il cielo, no, il cielo sì, è verde. Secondo lui, sì. Cioè, sì. Se uno dice una cosa che, che voi ritenete giusta, dite vabbè è giusta. Pure <ride> Quella... se non condividono le due idee politiche, dice una cosa giusta. È, è giusto, esatto. è quello che diciamo anche è oggi. parlando anche oggi. Se no, siete chiusi. Sul discorso della libertà, ne parlavamo oggi su WhatsApp. Itro, una volta ha detto: Ma Ro, che buona nelle pasta con l'arrosto. Ora quell'Ital è Elon Musk. <ride> <Top Montemagno. ride> vabbè, comunque, andiamo avanti. Vabbè. Oh, comunque, mi è stato tagliato stasera. Le poi mi è stato tagliato cioè, Secondo me, queste live sono fighe. Per me quel ragazzo ha cioè, tipo il, il cuore a mille, me lo immagino. Tipo... Ma A me dispiace perché io sono aperto al dialogo. Eh però, certo. però se mi rispondi con una super cazzola, e te faccio una domanda, tu me la giri. No, dovevi dividere, ma che vuol dire? Non ha senso. E poi se ti dico: ma scusa, ma a prescindere dalla persona non posso sposare l'idea. Oh, non avete capito un cazzo! Vabbè, ok. Che questo, questo si chiama John Lennon. Da, 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 cioè, dato che ultimamente sto approfondendo i Beatles, facciamo entrare John Lennon. Dai, va. Pronto Bella raga Bella, Bella bro Bella John Senta allora Avrei una domanda per Marra Dica Ma io con non do la lasciata Beh, vi, vi sento malissimo Stunnato chiedere Perché hai scelto il nick John Lennon Non mi tento praticamente Vabbè faccia la domanda Faccia la domanda Vi eh, sento a scatti Domanda Niente. Fai la domanda eh, Ora vi sento Però vi sento veramente male a scatti Vai Allora um, Marra, per Marra um, Pensi, cioè, credi di essere Un um, cioè, cioè, io penso che tu Sia un um, uno, Un donnaiolo uh, Epico Non so se mi hai letto <ride> Non so se hai mai letto l'insostenibile... Ehm, ehm, diciamo questa... Eh, Milan Kundera, non so se l'hai mai letto. Bunusco ma non l'ho letto. Eh, lui praticamente fa questa differenziazione tra... Ma com'era com uh, quel, quel libro che stavi citando che era l'insostenibile leggerezza dell'essere? Esatto. esatto. Ma eh. immagino che pure lei sia un donnaiolo epico, eh, è un collega di Marra? Uh, diciamo di no in realtà è esattamente l'opposto ok vai fammi una domanda questo è interessante ci ha pensato epico ehm. mi piace Vai, sì. vai, cioè praticamente lui fa questa distinzione tra donnaiolo epico e donnaiolo lirico ok e, ah, um, è proprio c'è cioè una, sì. una definizione tipo un baritono drammatico e un tenore leggero Ma è interessante non so. sta cosa voglio sì, capire sì. vai vai dimmi un po Mm, praticamente gli, eh, gli uomini che inseguono una moltitudine di donne, vabbè sì, mm, che cercano in tutte le donne la donna dei loro sogni, quindi un'idea soggettiva è sempre uguale, uh -huh. possono essere diciamo considerati lirici. Che non sono lui, assolutamente io. È. No, esattamente. Okay. Infatti da, da, diciamo, dalle live che ho seguito mi sembra più diciamo, una, un carattere che assomiglia di più diciamo, a, a Tutubi, per esempio. Sì, sì, che... sì, sì. Olivio Marcone, ad esempio. <ride> Marcone è l'estremo, <ride> <penso. ride> è il donnaiolo <ride> complico. Ok, invece quello epico, come viene. Quello epico è praticamente. Cioè, um, sono, cioè, quegli epici sono mossi dal desiderio di impadronirsi dell'infinita varietà del mondo femminile oggettivo. Bello, sì, mi ci rispetto. Quindi Sì, um, mm. il problema è che. Um, cioè, in, in quel caso l'uomo non proietta sulle donne alcun ideale soggettivo, perciò ogni cosa lo interessa e nulla può deluderlo, giusto, perfettamente così: assolutamente. Voglio leggere questo libro e lo leggerò. John Lennon, tu hai eh, confidenza con il concetto di anima di Myung? Eh, sinceramente, no, Greve. Però praticamente ehm, Myung ipotizzava che l'uomo uh, cerca di, uh, nel trovare il suo partner, cerca di colmare le lacune, credo, della sua parte femminile. Mm -hmm. Ok, e credo che però si, uh, si colleghi di più al fatto del uh, donnaiolo lirico. Ah, certo. Perché, mm. come mi, perché comunque... Forever, eh, forever per Myung, per Myung, cazzo cento, per Myung, appunto, l'uomo ha l'archetipo della, della, della donna ed è sempre quello. Magari, mm. forse per la scelta del partner a lungo termine, forse in intendeva. Uh, cioè, in realtà, diciamo quello che dice Gundera è che cioè, eh, quello lirico cercano le donne più, più che altro se stesso, cioè il proprio ideale. Esatto, è questo. È eh. allora si, 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 collega, si collega. sicuramente ah, okay. una di anima. Grazie mille, grazie bro. Mi leggerò il libro, assolutamente. Bella. Bella. Bella sì, grazie per il consiglio. Vabbè. Que insel è molto. Eh, no, è non non era in realtà è interessante questa cosa. Ma no, voglio ah, leggere. Ovvio, davvero sto ver... libro. Perché lo conosco di nome, ma non l'ho mai letto. Fatemi entrare, che devo pisciare. No, non ti fammi entrare. Ertrollino, Dudubi, Ugly by Jasmine. Eh, Marra, ti annichilisco. Ecco, ecco, farà la fine di quell'altro <ride> E poi la è... cosa divertente, l'ho pure nei commenti. Vale. Eccolo, la cosa no, divertente no, è pure no, nei no, commenti no. Dite solo cazzate vi, Fatemi entrare no, sul no, discord no. che vi spengo no, eh. Dica oh. no, Dica tutto no, An Deve no, no. anniglire marra Bro no, devi un attimo no. devi un attimo Mutare la live però no, Ok no. no devi un attimo, devi un attimo. Oh. Vai. Oh. Oh, Dici a tu frate Dimmi Descoperete gli la segre. Dai, è segre. Chi è? Ah, vecchi. Ma no, dai, sì. ma, che ma che cazzo? No, un po, vabbè, di marra, po' di rispetto, quante... bro. Oh, oh. oh. Te te quanti <ride> ospiti del cerbo te ti è scopato? Quanti? Ospiti del te ti scopato. Ospiti, ci sta pensando perché sono troppi. No, ho già risposto Beh. prima, ho, eh, risposto, ho, ho detto sentito. più di uno. Basta così, tipo? Eh, basta, eh, fate le vostre deduzioni. Sto cercando di sbugiardarlo di ricordarmi. Vabbè, non me lo Vabbè, ma comunque dire. sono cose private. Dai, ma più che altro, sai qual è il discorso? No, ma io ho, 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 odio i cazzari. Eh tu sì, lo sai, eh. è così, però comunque al di là di quello: mh, Sono cose private. E non è che non le Vabbè, dico perché di... di... no, non è un discorso di pavido, è un discorso che riguarda pure altre persone pure ma prima tutto, quando mi hanno fatto quella domanda... E eh, infatti ho detto, eh, non dico chi... Eh, Come cioè, va Davide? hai chiesto quante... Vabbè dai basta. No, c'è ragione è... Davide, però pure questo che entra con questo nome e poi fa delle domande del cazzo... Cioè, non capite non so qual è, è il discorso... Stato stato io su, su di me, su me posso rispondere bene o male su qualsiasi cosa, però se riguarda altre persone non me va... Cioè ah, non è sì, che... Ma sì, ma sei impavido che entri con questo nome e poi non c'è delle domande valide. Cioè, perdono... Beh, secondo me è una domanda valida questa. E che domanda è farti i cazzi altrui di quanto di se, se lui va a letto con, con, con qualcuno, ma fatti i cazzi tanti. tuoi no, ah, affanculo, Morello. Ma dai. Mamma, mamma. Dai, poraccio, è <ride> stato buttato fuori. Crede. Sono 30 minuti. Ah, o no, siamo al Cairo. Vabbè, <ride> al Cairo, vediamo. Vediamo al Cairo. Sono 30 minuti. Come... No, al dica, allora, aspetta, bella. Ciao, bella. C'è qualche eh... domanda scomoda? Eh sì, no Prego. però non è scomoda, vabbè comunque vabbè. la faccio comunque. Sì. Sei entrato così, getto. Eh Volevo chiedere a Marra se secondo te la no, La conosci la non at November? Sì. Ok, eh, premetto che non è per me, cioè non la faccio io. Ma è per un amico. Te... Chi... Sì. <ride> Chi... <ride> Chi la fa secondo te? In un mese può diciamo avere danni. Perché allora, da quello che ho letto io, praticamente, uh, tu devi stare un mese intero senza segarti. E il mese dopo devi farti una sega al giorno crescente, Giusto? no, quella è una cosa aggiuntiva, No dopo. quello è un altro, ok. Ma da anni in realtà no, ma non capisco l'utilità, cioè, è una sfida con se stessi, ma è una sfida imbecille una stronzata. Cioè, come dire, domani mi lo Do nella merda ogni giorno. Vabbè. Ma poi non è non farsi una sega, cioè non devi proprio sborare, non devi ne nemmeno scopare. Sì, capito. Non In ha teoria. Se no sarebbe la nofap. Però se, non cioè, secondo me è tipo una giustificazione che hanno trovato gli Instagram perché tanto non trombano. Allora dicono <ride> almeno faccio finta di, no, di loro, non scopare. perché secondo loro. aumenta il loro desiderio e il testosterone e gli farà avere più successo. Sono stronzata perché tanto il testosterone. Uh, diciamo che vacilla sempre tra le stesse uh, cifre. Okay? Voi avete un limite genetico della, della vostra produzione eh, di testosterone e, ed è molto, molto uh, diciamo variabile per quanto riguarda lo stress ed altri fattori. Ma non sarete voi a dare oscillazioni influenti direttamente. La maggior parte delle oscillazioni del testosterone in negativo vengono uh, dalla stagione e dallo stress. Sono d'accordo, una domanda però scomoda per Dubbi mi ha sì. uh, eh, Hai mai pianto dopo una live? Subito cioè, subito dopo, nei momenti successivi? Perché? Oh, mi è venuta in mente, non lo sai, so, scomoda, cazzo, non lo so. Ma no, no, no. L'ultima okay. volta, volta che ho pianto è stato per... Un episodio di How I Met Your Mother. Che tra l'altro ho visto per la centesima volta. Mi fa sempre piangere, eh, purtroppo, però. Non, eh, non spoilererò Vabbè. Allora, buonasera, ciao, ciao eh, bro. Ciao, 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 Devil on You. Devil on You, bro. il diavolo su te. cioè questo è un rocker. C'è cioè, un... un film porno eh. interessante eh, artistico. Che si chiama tipo Devil qualcosa. Eh? Questo si chiama Marra Ti nebulizzo. Vai. Dica. Ci siete? Sì. sì. Perfetto. No, volevo chiedere a Marra, che mm. molto spesso ha eh, divinizzato il ruolo della bellezza e ha detto che eh, ricerca la bellezza in tutte le cose, eccetera. Come mm. mai invece ha uno stile così ripugnante? Gusti soggettivi, bro. Io non ho detto che, io ho detto che ricerco la bellezza, la bellezza è la Beh, ricerca della bellezza è individuale. Magari per te sarà qualcosa. Per gli altri la ricerchi, però, cioè, anche, non sto ah, parlando della tua bellezza estetica, sto parlando dello stile. Eh. Anche su me stesso, bro. Poi ognuno ha i suoi gusti. Ci sta, accetto la tua critica. Tu magari avrai altri gusti, certo. Però, se converrai con me, che la bellezza ha un ruolo oggettivo anche nella storia, eh? nell'arte. Sì, quindi, ma tu, come ben sai, eh, la moda cambia costantemente. Il concetto di costume cambia costantemente. Altrimenti certo, dovresti colori, altrimenti, allora... dov altrimenti dovresti vestirti come eh, non lo so, quelli di Barry Lyndon, Non penso che tu vada in giro così. No, no, ma, assoluta no, no, ma capisco assolutamente che ci sia anche delle. Della, della soggettività però per esempio anche la complementarità dei colori vabbè eh, però cioè nel senso che ti devo dire, ci regole. può stare che tu dica che i miei outfit fanno cagare non mi interessa ci sta a me piacciono mm -hmm. va bene come risposta perfetto ok doppia sì ma è annichilito. no ma non ti offende però ma che offende sì scialla però, però aspettavo qualcosa di più strong no no ma in realtà è più profonda di quello che sembra perché è mi aspettavo. Cioè, dal momento che comunque apprezza anche il ragionamento, eccetera, e, e condivido anche con te che la bellezza sia un valore al pari di altri, anche magari dell'intelligenza che a livello base non è, è una cosa che si eredita, eccetera. però Ok, grazie, niente, solo questo. E per Dudu Non è niente. Eh, se pratica il quinilingus, ma, ma sei serio? no, Non lo so. No, comunque, è una cazzata, dai. di saluto. Ciao, ah, beh, che schifo. Cioè, Certe cose non le farei mai. Arrivo, cioè, aspetta, c'ho uno. Che, che Voglio un attimo, mettere che io stavo là sotto. Eh. Che volevo sentire che cazzo c'erano eh. da de... Domande? De nuovo, eh. de, move, de move metto qua dentro. Sto ragazzo. Eh? Vai. Aspetta, eh. come cazzo si fa? Ecco. Scusatemi. Ah, eccolo, Michael Michael, come, come si pronuncia? Ma, no, che, che figo Salve Ma quanti anni Ciao. hai? Quanti anni hai? Dove di vieni? 13, mm. Ok, di chi sei fan? Eh? Di... eh? Io del Cerbero Ok, dici Allora, ho una domanda E una domanda un po' scomoda, ecco Vai, parti con quella Prego. scomoda ah. No, aspetta, no, partiamo con Quella calma, quella, quella, okay. gamma, quella, quella, okay. quella soft, vai eh, partiamo? Partiamo dalla domanda? quella sì, soft, sì sì. Ok, allora le vostre più grandi paure? Il dolore fisico. E... La mia più grande paura è di... <ride> non lo so, forse di, di rimanere solo o comunque di... di non avere più niente per cui vivere. E spesso mi sento di non avercelo però fino ad ora mi sono rincuorato nel ritrovare un, un motivo per andare avanti però se arrivassi alla totale conclusione che non c'è nulla per il quale rimanere in vita proverei il terrore più grande della, della mia vita appunto e per, per questo anche che sono andato da uno psicologo dopo domani eh, vabbè. Ok, allora, faccio l'altra? Sì, quella scomoda. Allora, ehm, visto che molto spesso ironizzate sul, uh, sul fatto, tipo, quando, quando entrano altri ragazzi dell'età mia, sì. e, oh, vabbè, è ovvio che un po' mi triggero, no? Certo, sì, dipende sì. dalla tua categoria. E quindi, perché trovate, uh, come dire, una cosa negativa avere abbastanza un Follower dell'età media della mia, ma io in realtà non l'ho mai detto. Ma, tu, allora, tu, 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 tu. ma allora è diciamo un inside joke: cioè un, come posso dire, un meme nostro. Eh, tra me, Flame, e Rubino. Tra l'altro, che tu hai fan più piccoli, no? Tu hai fan più piccoli, e comunque ci piace scherzare su questa cosa. Perché amo i ragazzini, eh? Io amo i ragazzi. Eh, io li amo alla follia. Non quanto Paolo Cannone. Pederasta! No, ecco. <ride> comunque, no. E come posso dire, generalmente, avere cioè per il tipo di contenuti che facciamo è un po' sminuente. Eh, secondo me, pensare di avere solo ed esclusivamente fan bambini. Perché in linea generale non capiscono un cazzo. Cioè, ma non è colpa loro. Sono stati in questo mondo da meno tempo. Ci sono le eccezioni, come sicuramente Saredo, infatti ti, ti sento comunque da come parli, che hai la luccicanza negli occhi, cioè hai lo, lo spark del, del, dell'intelligenza, ma molti sono Flore. dei, eh, so. dei pesci lessi e penso che tu tra i tuoi coetanei ci saranno dei pesci lessi. Okay, no? ok, Boomer. Vabbè, sì, ma comunque se ci sono altri ragazzi di la metà che vi seguono... Molto probabilmente, probabilmente non saranno dei pesci. Io lo spero. Spero che non ci seguano solo perché vedono ah, c'è sta quello che, che far flame, che insulta, che urla. Perché io mi sono stufato, come ho già detto, di fare quelle robe là. Quindi, eh, è pure un discorso, di è come dire, cioè, uno qua, quando ha un, ca un canale, no? È come un canale televisivo. Cioè, tu. Hai un target. In... Eh, diciamo, devi scegliere anche un il tuo target. Io dico sì, che sì, bello, sì. ora voglio fare questi video qua. Diciamo che il nostro target è 16 30 28? Ma che cazzo ne so? Cioè, nel senso, comunque è un target. Negativamente, sì, sì, poi sì. ovviamente ci sono le eccezioni. Ma io in realtà invece non, non sono affatto, come possiamo dire, dispiaciuto. Della presenza, ma neanche io ho no, fatto no, un discorso po fino vabbè, a morto. Ho capito, sto a fare il mio. Mica te stavo contestando. Parlo io per io me. Io però è eh, tu, è come se no, avessi detto il no, contrario. Lui fatto, ha fatto quell'affermazione. Eh. Ha detto perché vi Io non sono d'accordo. Apprezzo molto i ragazzi e, e penso che possa anche essere utile per un breve periodo di tempo a loro, poi dovranno, ovviamente, distruggermi come tutte quante le, le figure, diciamo temporanee quindi secondo me possono prendere degli stimoli da me e poi devono uccidermi poi per quanto mi riguarda per quello che voglio fare io eh, lavorativamente non è nel mio interesse avere un target eh, troppo giovane ad esempio eh, facciamo un concerto no, un, uno della tua età non mi è capito cioè, non ci verrà mai uh -huh. questo è il discorso ora direi sì è, vieni con, con la mamma Capito? E poi. Sì, comunque è ovvio. Eh? Comunque ovvio, certo, perché eh. ancora non sono Vabbè, le Diciamo che è un discorso di target e, e il resto è un meme. Cioè, non è che noi sì, ci sì, lamentiamo dei piccoli, anzi, amiamo i bambini. Va bene. Grazie mille, Mario. Ciao, Michael. bro. Studia, sì, che sei sveglio, grande. Non ti drogare. Eh? Esatto. Ciao. ciao, ciao, ciao. Ragazzi, grazie Aspetta, mille. Aspetta, ma restiamo un altro po' dai. Stiamo a fare una marea dei sordi siamo a 1500 spettatori dai Daiamo un altro po' mi sto divertendo Top, ragazzi dai. dai dai ragazzi scusate l'intermissione tecnica per favore gli utenti spostatemi nella stanza di sopra non nella stanza di sotto quando volete ah, farlo uscire ok va bene Gabriele grazie eh. vogliamo, fare, vogliamo fare una una cosa figa Simo? eh arriviamo fino a mezzanotte però magari mettiamo qualche sfida tipo ogni 5 sub un quarto d'ora Tipo. <ride> allora facciamo così facciamo sta sfida sta ma a me e tu mi vuoi uccidere dalle, allora dalle 11 e un quarto cioè adesso fino alle 11.30 se facciamo 5 sub continuiamo fino a meno un quarto e poi da meno un quarto fino a mezzanotte altri 5 sub ok ogni 5 sub un quarto d'ora va bene dai andata e... raga andata solo che devo eh, io sto morendo eh, pure io dopo. mangiamo dopo insieme dai mangio dopo ecco uno vai che stavo aspettando. No, è un sub questo. Ah, no, aiutato. No, sta ancora là. X Divus. No, perché no, ma perché mi sto prendendo bene. No, ma anche a me mi mi male le orecchie, però. Pure a me. Però diciamo che da un bel po' che non facciamo una live lunga. Sì. Un attimo, sì, che siamo catafratti. Xdivus. Sì. Prova il microfono, va bene. eh? Prova il microfono, va bene. Sì, diciamo, ma sta in bagno? No, no, c'è le buffie, pensa un po'. Complimenti per me. La trasmissione più bella del mondo: Grazie, allora, sì. subito le domande. Premetto sì. che eh, ho vent'anni. Ok. Scusa, scusa e... che ti interrompo un attimo, ragazzi. Ci contate i, i sub in chat. Adesso siamo due. a due, due sub, due, quindi tre, tre. <ride> okay, Beh, prego con la domanda. Una domanda che rivolta magari particolarmente a Simone. Però anche Davide, sicuramente potrà esprimere la sua opinione. Sì. Qual è: secondo voi esiste? Uh, ovviamente, ammesso e considerato che ci sono tutti i vari generi musicali diversi, un genere musicale che può essere considerato tecnicamente superiore rispetto ad altri, e così anche uno inferiore? Boh, io sparo jazz, vuol dire niente jazz, un niente. Ah, è sparato <ride> allora, Progressive no. allora... 5 sub. Perfetto. Allora, facciamo così. Sarà troppo facile quattro... ah, fino cinque... alle 11.30 e siamo online. Per fare dalle 11.30 a meno un quarto, facciamo 10 sub. Sì. Fine e mezzo andiamo ormai. Uno, ok. Uno, vai. Comunque, puntatele in chat, ragazzi. Ripartite da uno. Questo è uno. Dato che hai parlato di tecnica. La tecnica, a differenza della bellezza, è misurabile proprio più fattualmente. Quindi, okay. che ovviamente, certo che esistono dei generi più tecnicamente, magari difficili da eseguire o difficili da scrivere. Uh, questo non significa che il risultato finale sia qualcosa di bello, però. Eh, la, sì, perché la... comunque io eh, siccome sono un appassionato di musica suono il pianoforte eh, e il mio genere preferito è il rock, anni 70, 80, oh. i miei due preferiti queen, quindi avete capito? Sì. E... Mi capita spesso di fare eh, delle discussioni appunto, nascono delle atribe sui generi musicali e io sono l'idea che comunque ovviamente ogni genere di musica è unico e che trasmette a persone differenti in eh, contesti culturali differenti delle emozioni differenti però non riesco ad accettare il fatto che un Jimi, Jimi Hendrix che sappia suonare la chitarra in quel modo possa essere paragonato a un qualsiasi eh, autore di musica techno che utilizza il computer proprio dal punto di vista di eh, studio e di capacità nell'utilizzare la musica diciamo Vabbè, ma se tu ma parli sì. di tecnica, è una cosa oggettiva. Infatti, però l'arte, secondo me, è una cosa che va ancora oltre la tecnica. Sì, ma appunto, cioè, comunque, se mettevi Jimi Hendrix a fare mu musica techno, avrebbe fatto schifo. Poi esatto, è, chiar esatto. è chiaro che eh, ci sta magari uno studio maggiore, uno, una, proprio una, una sorta di dedizione proprio allo strumento e proprio all'anima della musica fatta veramente. Comunque, hanno regalato. Cinque abbonamenti Sì ma si è annichilito eh, il, il layout Vabbè è brutto stacchiamo e ripartiamo Perché ormai l'abbiamo promesso Lagga Eh lo so ma abbiamo promesso Greve, eh. Greve. No, io, vado, io vado a mangiare tonno zì, No non mi lasciare così una merda Vado no. a mangiare tonno chi facioli Per così. rispondere alla domanda Non me lasciare una merda e... Ci sono ad esempio dei... Che ne so, non è definibile come genere perché ad esempio, cioè, comunque il rock anni 70 è anche abbastanza facile da suonare, eh? cioè non è, lì non è la cosa tecnica che è difficile, è più quello che significava appunto a livello sociale, quello che... la novità che era, che la, la, la novità mica stava nella tecnica. Cioè, perché la tecnica magari difficile sta nell'eseguire roba di musica classica avanzata. Lì sta la tecnica di rock. Quindi allora esiste un genere musicale che può essere tecnicamente superiore come la classica? Ma sì, ma ci sono, dei, cioè ci, ci sono delle cose che sono oggettivamente più difficili da riprodurre. Oppure Marra, se gli metto davanti al pianoforte, mi fa Twinkle Twinkle Little Star. Però, pure, lo faccio pure io, ma se mi chiede pure a me di fare, che ne so, una sonata sì, soffa. Sì, la, la, so la questione di fondo era la mia domanda sul vostro pensiero se esiste superiore, cioè se la definizione di superiore. Per me, è superiore, per superiore, per me è superiore, in toto in campo artistico è una stronzata. Che uno sia più bravo tecnicamente di un altro eh, è fattuale, cioè nel senso si può valutare, Appunto, non si può parlare beh, non di, si può parlare che di... Si parli tecnica poi se di si, si parla di arte esatto. si può discutere che alcune cose sono più profonde artisticamente esatto. di altre, ci vuole più tecnica per farle, c'è più sentimento dietro, c'è una uno, come posso dire. Più come si dice in italiano? Più artigianato dietro rispetto a una cosa fatta in tre okay, secondi. Però okay. dice a me c'è. Cioè cioè sì, ma ci, ci può essere più okay. lavoro artigianale dietro, ma questo non significa che sia un prodotto per forza migliore, più no, artistico, esatto. più poetico, più ispirato. Però, magari allora non è non è segreta la mia avversione ormai al mondo trap, tutte queste cose qua. Mm -hmm. Perché so come lavorano. E So che alcuni sono bravi, alcuni lavorano col culo e comunque. È sempre un discorso di moda. Molte persone non farebbero sta roba se non andasse di moda. Ovvio, diciamo, però questo lo... è sempre valso nella musica, eh? anzi sì. nell'arte tutta. Sì, sì, ma infatti è ovvio. Cioè, infatti... L'arte è, la e... no, è anche costume, il costume è anche moda. Io ovviamente rosico mi triggero perché so il lavoro che c'è dietro nel creare qualcosa, una canzone anche pop, una canzone di Britney esatto. Spears, è che, che la, la, la gente si va ah, ma sono stronzate, invece no, secondo me è proprio, è proprio la, la Golden Age della produzione è avvenuta nel pop, anni 2000, pure dei pezzi di, di, di Madonna. Uh -huh. c'è una bella differenza porca però. Droga, cioè, tra, invece... tra album e album c'è sì, alcuni sì, album sì. di Madonna che sono della Madonna <ride> e invece alcuni di Britney Spears se fanno cagare ma sì però a livello di produzione lì c'è veramente io... molto più la, lavoro di quello che poteva essere magari anche un pezzo dei Led Zeppelin se si parla solo di produzione dico, ma come Britney Spears, sì, a livello di produzione magari è meglio Però a produzione magari non c'è il concetto artistico Diciamo così, ispirazione C'è un Come po' meno no? C'è meno, meno in Britney Spears magari rispetto a Red Zeppelin Questo dico io Ma Anche a livello di testo per dire Poi dipende ovviamente dipende. Però io parlo comunque della, Let della, me della, della one trap more time. Io, io vedo Nella trap veramente il vuoto Okay. Però pure è... là, secondo me, ci sono artisti molto validi. Eh. Ma, ma stanno in qualsiasi cosa. Per esempio, oggi Daniele De Tesakers ha fatto uscire il video dove parlava di questo qua che fa trap metal. Non l'ho visto il video chi è, ma è estero non italiano. italiano. Estero. Okay. E ha fatto sentire 5 secondi di una canzone sua e ho pensato: Ma che è sta schifezza? Mm. Era vabbè. Ma pure nello scrimo, magari. No, cioè, a me fa cacare tutto zi. nel dead core. Eh, regalo, chiamatemi old fashioned, chiamatemi conservatore. Ma. Vabbè, comunque direi che possiamo cambiare personale. Bel Bella prova. Grazie mille. Ciao. Comunque sei ufficialmente. Rega, io ho fatto un attimo una selezione. C'è una ragazza. Interessante. Eh, una cosa importante Gianlu, non manda pubblicità che sennò ci esplode tutto. No, io non sto mandando nulla, io non sto voglio, questo... Io, <ride> sto? Sentando, <ride> no, perché mi Non cambia cazzo. Dici... Aspetta. Cazzo. Che poi non laghiamo in realtà più di tanto. Buonasera. Potresti... Ciao. È uscita. Ok. Ma come è uscita? No, aspetta, è un errore, è un errore. Ciao, sono timida. Sono timida, ma ci provo lo stesso. Ciao, ciao. Ciao, ehi, mi sentite? Sì, come sì. ti chiami? Valentina. Da dove vieni? Eh, sono cremasca Ma in realtà e ringrazio a casa. Mara per il follow. Eh? <ride> <ride> Comunque, ho due domande. <ride> Ma perché ringrazi Mara per il follow? Eh beh, si ringrazia. Ma beh, perché l'hai followata? Sarà una figa. Che... Ah boh. Comunque. Marrà un pensiero sul BDSM. Ma che ti devo dire? Rientra nella categoria dei gusti. Personalmente, non ne sono particolarmente attratto. Però, ognuno diciamo che deve sfogare le proprie perversioni, ovviamente in maniera consensuale, certo, certo. a me certo. piace più. A me piace più il. Le... Non il BDSM ma la costrizione fisica Una bella mano sul collo Uno schiaffone che, Per far ricevuto, capire a chi... Ma ricevuta Beh <ride> no, è mo. quello che facciamo di sera sì, <ride> Tipo il col profilo. Invece Simo. per te è sì. un'opinione sull'infedeltà? l'infedeltà È brutto quando fai del male A una persona zi. Cioè nel senso Non è che Penso che Uno nella vita debba fare il meno male possibile ad una persona Soprattutto se quella persona lì eh, Se a quella persona lì Si dice di volerle bene Quindi che opinione devo avere Un'opinione Mi aspettavo una risposta del genere Ho oh, capito scusami scusa, eh, Questo banalone <ride> Questo conservatorone banalone che dove, Tu invece cosa ne pensi Dell'infedeltà E beh E Embe invece okay. fa la pecora <ride> oh, questa era, era forte Questa l'avete studiata A volte fa più bene che male In che caso va più bene che male? Eh. Metti caso che Secondo me questa è una, ah, che... è una proposta Sotto le righe per farti eh. tradire le Eh però <ride> voglio capire eh, Perché va più bene che male? In che caso? Non è che dici una cosa e poi non, non vuoi spiegare il motivo di questa tua posizione. Vabbè, ci vuole tatto. Ci senti? Mi dicono in effetti che a volte non ho tatto con, esatto. le, con le donne. Ci senti? Però perché dovrei avere tatto con le donne? Che sono esseri più deboli? No. Quindi parla! <ride> Vabbè. Annichilita proprio completamente. Comunque, vale, ci sentiamo, Scusa. No? ci sentiamo poi in chat. Scusa, vale, però, che cazzo. Eh, eh vabbè, ci sta. Eh, eh. Andiamo avanti, Menestrello 94. Ah, dice sono crashata Greve e ripetala dentro. E eh, muoio, ritorna vabbè. dentro e facci sapere. Sta Menestrello, sta eh, ma stava dentro pure quando non parlava. Eh. Okay. No, io, io Menestrello, dica. Menestrello Menestronzo Ma te affanculo Vabbè. Michelone Do Dottoressa Michelone oh, oh, ciao ciao ah, eh, Volevo chiedere innanzitutto una domanda a Marra eh, Sì, è eh, Riguardo a quell'esperimento sul fumo che so che appunto, hai detto che avevi fallito eh, Volevo chiedere appunto per quale motivo l'avessi fallito È fallito perché continuo a fumare e... Eh, no perché alla fine mi sono detto che posso concedermi qualche vizio dato che non fumo, mangio bene, non fumo nel senso altra roba, no, non mi drogo, no, no, il fumo il fa bello. male, lo so che fa male, sto dicendo che mi concedo un vizio, non ho detto una virtù. E ma poi bello. in realtà... Vabbè, volevo... Ma queste sono, sono scuse per, per avere un vizio. Ma che Non la, mi servono scuse. Dai... Non mi servono scuse, scuse queste, per avere sì. un vizio, ho un vizio. Le punto. Stai, le... Ma le stai dicendo le scuse? No, ti sto dicendo che voglio. Cioè nel senso posso permettermi un vizio dato che ne ho, non ne ho altri. Non è che è una scusa, è, sto dicendo che è un vizio. Punto, non è che sto dicendo fumo perché, ma hai detto è dato che è questo, quello. Eh, vabbè, ti sto dicendo una mia valutazione. Tu ti, ti fai le canne ogni tanto, tu bevi ogni tanto, io non lo faccio e preferisco fumare ogni tanto. Ma sì, ma tu fumi tutti i giorni, eh. ma che ogni tanto? Vabbè, vabbè, dai, ogni no, tanto no, per dire mi... perché ho detto ogni tanto e mezzo, ti sto dicendo che io non ti giudico per quello che fai, Per i tuoi vizi. Giusto? Ognuno ha i suoi. Ho valutato. Non mi sto giustificando, ti sto dicendo che lo è, che c'è da giustificare. <ride> mi posso dire? chiedere se posso chiedere, sei caduto eh. in questa in... per via del, dell'esperimento. Quando è iniziato l'esperimento, no, in realtà no, cioè, nel senso che io, tipo, non ho mai fumato in vita mia, tranne l'estate dell'anno scorso, ok? Mai mm. tipo una sigaretta ho provato così alle medie, ma mi faceva cagare. Poi dopo l'estate ho smesso, poi quest'estate ho ripreso e ho detto vabbè già che ho ripreso provo a fare questa cosa, poi in realtà l'ho monitorata di merda quindi mh, nemmeno l'ho fatto come avrei voluto dal punto di vista del, del monitoraggio e poi ho detto vabbè nel senso mi tengo questo vizio per il momento, poi vediamo insomma cercherò di smettere. D'accordo, uh, mentre per Simone avevo un'altra domanda, uh, dato che molte volte cioè, hai detto che porterai in tutta Italia concerti con i Futurio, eh. um, cioè, sembra una cosa quasi assurda da dire, vorrei che spiegassi meglio appunto come avresti intenzione di fare attraverso un'agenzia di booking molto semplice. E... Eh, D'accordo, no? Okay. Vabbè, per ora ho mezzi contatti con varie labels, però gli devo consegnare ancora delle demo. Però per ora mi piace il fatto di, star, cioè, di essere ancora indipendente. Cioè, okay, devo, sì, devo pure capire un po' la direzione. Insomma, però sì, comunque attraverso un'agenzia di booming gli dico: Guarda, io ho dubbi, quindi <ride> penso che un po' di gente verrebbe. Cioè, ovviamente, non è che mi immagini il pienone, so comunque di avere una band emergente. che però No, infatti verrebbe. per questo che chiedevo perché sembrava quasi una cosa utopica, dato che appunto, è appunto. Vabbè, Vabbè, ma, ma lo dico pure, pure per fare un po' di hype, per fare il, il, il mitomane, ma... ah, <ride> però okay. ovviamente è una cosa che spero e che ritengo possibile attraverso te. Va ti auguro tutta la fortuna del mondo e spero anche che vieni... Nella... Do, dove, no. dove stai tu? Purtroppo a Catania, ah, in Sicilia. No, quel paese di mafiosi Esatto, non... bravo, no, sono d'accordo. <ride> Scherzo, comunque, dai, eh. grazie mille. No, di nulla. Ciao, grazie Ciao a voi. ciao. ciao. Critica Cerbero ecco ancora, no, questo qua non parla. Zi. salve. salve, salve. Parla. Presidente... parlare. parla. Presidente... Eh, no, è... no, ha parlato. Prego, una critica per Marra. Marra, dica muta la live, però, niente, non gliela fanno a capirlo. Faccia la critica. Porco. Ma che è morto anzi, ah, sì. pure prima è entrato. e Non parlava Presidente Vai via. Critica Cerbero è uscito. Cioè, mm. questo siamo si critica Cerbero. Tutubo Tenerino. Per questo, dopo entrare, Beh. Tutubo Tenerino, dimmi. Oh, sono un'ora e mezza. Che aspetto e eh, ho capito. Beh, non sprecare eh. la tua opportunità. Spara, ok. Io avrei due domande, una domanda un po' così e una domanda un diciamo, po' critica a Tutubo. Vai. Vai. Tutubo, a 26 anni come ci si sente ad avere i capelli bianchi? Ma ce li ho dai 18 e per fortuna non sono uno che bada troppo all'aspetto esteriore. Quindi, ma mi è andata bene. Penso che fossi stato uno che invece ci sta presso. Vabbè, ma poi, secondo me, c'hanno pure il loro fascino. capisci? Sì. I bianchi alla fine, fascino da uomo vissuto. Ma, ma sì, si. Sì, cioè. se non ho fatto un cazzo in tutta la mia vita. Però quindi sono dettagli. E l'altra domanda era perché quella live è sfacciata, quella live, live dell'OK okay Boomer dell'altra volta? Perché ero De stanco di... Perché non la non, non non pensavo vista, di aver Ma non ho di... detto che mai dissato, tra l'altro. A caso che non rispondevi al telefono, eh, ho capito, ma avevo già comunicato Non dissato. ci sarebbe, no, ma io non lo, hanno, lo sapevo, hanno sì. detto le peggio cose che mai scritto, ti licenzio, delle cose del no, genere. No, no, loro hanno detto licenzio. Il fatto, ma che cazzo, licenzio, che siamo tutti eguali. Ho detto, manco te l'ho detto perché. Ma che licenzio? Non do peso a sta gente. No, però... no, no, ma per carità, eh, praticamente, ma che era successo. Allora, ero, ero stanco morto Non sapevo di dove andare in live Pensavo di andare con te Per un uh -huh. misunderstanding okay? uh -huh. Ti ho chiamato Non mi ha risposto poi, uh -huh. cazzi. poi ho iniziato a parlare di, una, di, una, di un argomento Per spiegare il meme Ok boomer uh -huh. Ma a un certo punto Non c'era più un cazzo da di, Quindi l'ho buttato un po' in caciara Come faccio io di solito E a una certa ho chiuso Perché uno Mi si stavano chiudendo gli occhi dal sonno Stavo annichilitissimo E due Avevo capito che ormai Non c'era più un cazzo Ma da D perché l'ha cancellata però? Perché era una merda Sì la voce cioè, ha detto, ma che cazzo ho fatto? Vabbè, me, me riprenderò alla prossima, punto. Ok. Posso una, fare un'ultima domanda? Sì. Bon. Allora, quando magari quitterai da YouTube in futuro prossimo, ti identificherai ancora come YouTube fa cagare oppure eh, cambierai nome, magari userai solo Tutubo? Ma io non mi sono mai identificato come YouTube fa cagare. È, 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 ho sempre co combattuto contro questa cosa. Infatti fin da subito ho creato la cosa di YouTube. Perché, raga, chiamarmi YouTube fa cagare, cioè, quando uno mi dice, oh ci sta YouTube fa cagare, già capisco che questo qua avrà visto tre video in croce. E quindi il Nick ce l'ho sempre avuto. E ho sempre specificato che io sono YouTube, cioè, o Simone, insomma. E YouTube fa cagare è un format, è il canale. Ma io non sono il mio canale. Eh, penso sia chiaro a, a, a tutti quindi Va bene, grazie, mille. Ah, okay. grazie mille grazie mille mi ha fatto molto piacere altrettanto ciao flame vi no vabbè flame ascolta tutti con flash, <ride> <l 'anno. ride> uno, non sta Flame parlo parlo prima si era buggato parli allora parli buongiorno buonasera sì, buonanotte allora, se c'è qualcosa sul web, e quindi non se ne va quasi mai. Eh, Del vostro personaggio che vorreste completamente eliminare no, e bah. Mm. Make -up? anche se no. privati anche nella vita, Ma guarda. magari una brutta figura qualcosa. Ah, nella vita, no, nella vita se l'abbiamo fatto, cioè personalmente se ho già fatto quella cosa non c'è nulla da eliminare. Que so. Quell'esperienza mi ha reso ciò che sono. Giuro, a me non... i pensieri retroattivi non, uh, non mi competono Io ho fatto tante stronzate, forse mi sarei risparmiato qualche litigio insensato che ho avuto su Facebook. Io, ho, io ho le pagine di meme che mi odiano. Ma proprio mi odio in una maniera proprio, c'è cioè un odio viscerale che un po' me lo so cercato, ok? Perché ho iniziato a fare un po' il coglione su Facebook, più un mm, annetto e, e, e passa fa. Però c'è, cioè, veramente, ieri sono andato su Facebook e mi hanno taggato sotto una pagina di meme. Oh, ma che stai a E mi hanno taggato su una pagina di meme che ha fatto un video... I granchi che ballano Ho no? sì, sì. scritto Santoro ha smesso di fare video i granchi che ballano, no? eh, vabbè. Eh, no. io, io ho scritto top analfabeti fu funzionali perché non è vero che smettono uh -huh, di fare video, uh -huh. e mi hanno risposto: Cioè, tu a 26 anni con quelle tue idee politiche estremiste, sei, pe sei il peggio, il peggio, no, il peggio boomer. Mi fai veramente schifo. Cioè, proprio un odio miscerale. di gente che non si è quasi mai fatta vedere. Ma manca avrà mai visto una puntata del Cerbero non, Che non mi conosce. Magari che... avrà visto mezzo spezzino. No, no, questa, questa gente mi vede come, diciamo, uh, un affronto alla loro cultura interna. Perché io non sono un vero memer come loro, capito? Io sono un, un affronto alla vera cultura tu, dei meme. Tu, secondo me, hai utilizzato i meme in un periodo. E poi hai preso parecchio per culo quelli che si chiudono con questi meme. Perché hai capito che. Cioè, c'è momento e momento, no. no mi, 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 mi cioè, quelli me. che sono troppo uh, insel, proprio che stanno esatto, in questi esatto. gruppi di merda che campano solo di, di memini e cazzate. Faccio un esempio. Empire per dire quel gruppo di ah, merda. Sì. Cioè, la gente che si fomenta con questa roba nella vita reale è un goblin proprio di dimensioni gargantuesche. Ne ho conosciuti anche e quindi tu li plasti su Facebook e questi rosicano perché l'hai toccati proprio sul loro nervo scoperto. Cioè. E uh, che volevo dire, uh, alcune me le ho so cercate, ripeto. E... <ride> Questo è il vostro amministratore. Fatevi ah, <ride> mi... eh, una domanda e datevi una risposta. risposta. <ride> sì, sì, qualcuno me, lo... me la so cercata chiedo Venia. Ma non so dimenticare quello. Di... Se, se, se c'è un admin di queste pagine che ce l'ha con me a morte, è invitato dal vivo ma non podcast. esistono davvero queste persone, sono create dall'algoritmo. Io no, ne, ho, ne ho conosciuta una, non la nominerò mai. Ma Goblin, un Goblin sì, un goblinoide dal vivo. Dico, sì, 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 sì. ovvio, come tutti e... quelli che si chiudono su queste pagine. Prima ha voluto essermi amico, cioè prima mi blastava, poi ha voluto essere mio amico, tra virgolette amico insomma, in buoni rapporti. Poi è iniziato veramente il delirio. Mi lasciamo perdere. Vabbè, dai, prossima domanda. Prossima domanda. Ah, porco d'isse, questo qua Dica. Diga. O... mi sentite? Ah, sì, sentiamo forte se e brigno, chiaro. Ci dica. Ah, finalmente, raga. Tutto bene? Ah, sì, sì ma la è, domanda c è cioè c'è detto domanda. prima, sì, dai. Sì, sì. Allora io ho due domande. La prima è, um, col fatto che non so se avete notato, ma tipo le live di Flame hanno meno visual rispetto alle vostre. Eh tipo voi ci cioè, avete fatto caso un po' a questa cosa secondo voi il motivo un po' così secondo me semplicemente le live dove c'è più di una persona vanno meglio perché sono, sono più belle oggettivamente cioè, sì. pure le live dove magari Marra sta da solo hanno meno visual eh? anche io dove sto da solo eh, quello che ho detto, detto io, e io, 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 io ti ho spiegato a questa persona che peraltro ci segue da molti mesi, io me lo ricordo molto bene in chat, che il bello del nostro programma è che è il dibattito. Quando una persona sta sola c'è cioè pure un po' meno di carne al fuoco, e quindi là poi è ovvio che subentra solamente il gusto. Infatti, vediamo no, spesso che c'è uno che segue qualcuno più volentieri rispetto a un altro. E quando stiamo in tre, là c'è il boom. Sì. Eh, il Cerbero è questo: se no non era il Cerbero, se no era il canale dei YouTube, De Marra o The Flame. Essendo il Cerbero, mi sembra pure ovvio. Sono d'accordo. Eh. Eh, seconda domanda. Poi la seconda riguarda più che altro Simone. Sì. Io mi ricordo tempo fa che parlava che era tipo in un periodo di depressione di tanti anni e aveva pure un po' quel pensiero gli era venuto in mente pure di suicidarsi un po' sì. se voleva parlare di quel periodo se gli va sempre Anche un allora. po' come l'ha superato allora non l'ho superato cioè, l'ho superato per un periodo io allora ripeto eh, ho deciso di andare da uno specialista perché mi sono tornati in mente pensieri logici per i quali io dovrei smettere di vivere okay. Comunque io direi di non esagerare su queste tematiche Oh piace. porco Dio eh, Scusa è una cosa seria però eh, Lo so, te lo sto di in generale È una cosa seria, un attimo eh, Ne parlo in maniera Family friendly Praticamente è brutto quando Arrivi alla conclusione Logica Che poi voi direte Ma non è logica non è... Sì è invito a trovarvi nella, nella situazione in cui il vostro cervello razionalmente vi dice guarda che mh, se non vuoi più stare male potresti terminare la tua esistenza e... secondo me non è logica è eh. una logica fallace perché anzi ah, sì. eh, no ti spiego dipende. cioè nel senso scusami eh. qualsiasi cosa è meglio della morte è molto eh, no. semplice come logica e eh, invece no tranne una sofferenza estrema e non penso sia il tuo caso estrema proprio cioè, il... Si parla proprio di dolori fisici atroci fisico, o mentali ma, ma proprio, proprio insostenibili capito? Cioè, è il, dici... il prospetto di, pros... una, pr... di una vita ma il prospetto uh, insofferenza... però è, è un'ipotesi sì. in o insofferente però è il prospetto, prospetto è, è in gioia in nulla ma è un'ipotesi non è una realtà se tu mi dici io sto, uh, sono un semi vegetale oppure sono una persona che soffre costantemente per un dolore fisico che è irrisolvibile allora io là posso dire ok cioè Stai talmente male. E non hai uno spiraglio che dici preferisco non soffrire continuamente. Ma tu, io non ho questa cosa del dolore fisico come no, o anche mentale in certi casi. Eh. però se tu parli di che ne so, paura del futuro, eh, quella è comunque una cosa in ipotesi. Tu non, non paura, sai, eh. tu non sai, hai un prospetto di negatività, però non lo sai. Infatti, è se per tutta la mia vita devo sentirmi così. Non voglio vivere questa vita. Ma tu non lo puoi sapere, come eh, fai eh, a riprendere? Infatti sono ancora qui con te e, e respiro. Eh, eh, però è brutto in quei momenti dove ti viene proprio come la voglia di andare a mangiare una, una mela, la voglia di ucciderti. Viene una, è, tipo, sì, è tipo quando hai fame, dici: Vabbè, ho, se, sento proprio il bisogno chimico di finirla. È orribile e voglio smettere di sentirmi così. Per questo andrò da uno specialista. Il cervello dice delle cose false. Infatti eh, non ho, ho detto che è una cosa illogica, però eh, la capi... cioè, posso capire che accada, ci mancherebbe altro. Io ne parlo apertamente <coughs> e spero di non <coughs> offendere nessuno. Eh, però boh, se volete vi tengo aggiornati. Vabbè, comunque per fortuna andrai da uno specialista. Sì. Ok, cambiamo domanda. Penso sia... Okay. Eh. Penso questo si chiama Fitti Frank, vai. Dici Frank, ma che c'è l'immagine di, di Joker? Sì <ride> <ride> Perfetto Magliana, poi L'ho messo qui apposta per l'immagine ecco. Frank Batteria quasi scarica, vabbè inserisci il codice, pa' duro Mi Il cazzo culo, porco di Dio mm, Vabbè Simpaticissimo Aspetta tutto questo tempo questa cazzata Sì, per me è tipo <ride> A uso sub A sub, dicci A sub Oh, oh. <ride> ma è stato modificato? Sì. No, sì, ho freddo. Ok, Dice. Sì. Innanzitutto, okay. no, sì, voglio, voglio subito rispondere alla cosa che hai detto te prima su Sua depressione lì sull'ipotesi. Mm -hmm. Che veramente, se sì, non puoi fare questi ragionamenti, cioè, io sono stato depresso, eh. nel senso, sono andato da uno specialista. Ho fatto tutte le cose, adesso ne sono uscito fortunatamente. E anzi, vi voglio curare pure. Buona fortuna, grazie, e... Simo... Grazie. Ehm, però, mh, Mara non puoi fare queste ipotesi così. Cioè, non dire... Uno non riesce a pensare quelle cose, non riesce No, a... non avete capito un cazzo, ragazzi. Da, fallo parlare. No, è una cosa importante perché qua sembra che non no, sia no, possibile non... pensare quello. Non Io non ho, capito, detto, ho detto semplicemente non è logico. Non ho detto non è giusto pensarlo. Grazie mille, cara. Oh. Capito? Ho detto certo. non è logico perché se uno pensa logicamente, la morte è il peggiore dei mali, no? Però eh, ci mancherebbe altro, cioè, nel senso, eh, mica sto escludendo la possibilità che questa cosa accada, non avete capito? No, allora eh, sempre più o meno rimase sempre lo stesso discorso. Uno riesce a pensare logicamente. Quindi vabbè, comunque, vabbè, posso comunque, posso comunque dire, dai, vabbè. Vabbè. in realtà il mio era anche un modo per, grazie, Fieric, Oh, a grande numero uno, Fieric. In realtà il mio era anche un modo per uh, sdrammatizzare un po' con Simone eh. Però ah, okay. grazie mille per non, non mettere carico da 90 hai, hai, hai altre domande? sì una, vabbè, una breve se potete sì, rispondere sì, certo. vabbè, breve tra virgolette vabbè, dici, dici. soprattutto per tutti qual è la vostra opinione riguardo <ride> la decadenza del mondo cristiano in occidente del mondo cristiano? <ride> sì anche te che hai il padre che ho, da quanto ho capito bene cioè, per quanto posso aver capito fa il professore di, di religione sì, sì, sì. Beh, In Occidente Dio è morto, molto semplicemente. Eh, sono, decaduti quei valori, sono decaduti quei valori, l'uomo non crede più, ha sostituito quel Dio con altri dei eh, sì. e basta. Il Dio della scienza, ad esempio, il Dio della visibilità, della bellezza, eh, di tante altre cose. Io a, a me dispiace che alcuni valori sacrosanti si siano un po' persi. Eh, ovviamente non totalmente. Quindi ci sta. Però, comunque da ateo. Ehm, Sono so anche un po' contento che ci sia un po'. Un, 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 che si metta un po' più in discussione quello che ci è stato inculcato dalle generazioni passate. Semplicemente perché Dio. Mh, è stato creato dall'uomo per darsi delle risposte. ok Nel momento in cui quelle risposte sono state colmate dalla logica, dalla scienza, o semplicemente si è trovato un dio. Eh, più affine ai tempi, quel dio è morto. Quel dio è decaduto. Anche il consumismo può essere un nuovo dio, ad esempio. Dai, andiamo okay. avanti. Grazie, Grazie mille. mille sì. Ciao, sì. Grazie mille. Ciao ciao. Er nazista. Top ecco. Oh bella raga. Bella, bella la sì. nazi. nazi avevo, avevo una domanda molto scomoda. Vai. Vai. Ma uh, il format di rimontare i video non è considerato freebooting. <ride> va bene, grazie mille. C'è anche una domanda vera? Eh? Oh. Oh raga non vi sento più bene Hai anche una domanda, anche una domanda vera. Una, anche uno, Sì volevo sapere Vi piace il Natale Sì Vabbè Basta Io, cioè, Quando non mi credo. viene lontano urlare Dai, no. Mancano dieci minuti eh. Oh porco di sto da due ore Dai. Ancora Dai, Oh, oh. <ride> Ma dove sei? In un bordello svizzero <ride> Allora una domanda eh, parte I da, I da I una I storia di. comunque non mi sento su Discord, non so perché, però faccio la domanda lo stesso. Sì, eh, parte da una storia di Instagram di YouTube di, uh, a Londra che ha fatto diciamo delle affermazioni goleardiche riguardo delle opere d'arte moderna. E siccome sì. sono mh, un appassionato di, di arte moderna, volevo chiedere un po' l'opinione di entrambi a riguardo. Va bene, allora. E... allora io ho fatto quelle storie perché veramente uh, in generale non mi vergogno di dire che dell'arte pittorica non me ne frega quasi un cazzo. E non è una cosa che mi ha mai appassionato né provo emozioni quando vedo qualcosa. Qualcosa di bello riesco a trovarlo, ad esempio più a livello, non lo so, visivo. Uh, in una esibizione sempre a Londra ho visto un quadro della Madonna, cioè nel senso era un quadro della Madonna, riprende <ritraente> la Madonna, <ride> che era un quadro della Madonna pure sì. Appunto perché sembrava tridimensionale, ho detto, Ma questa c'è cioè, una tecnica assurda in quello. Grandi riccio. tecnici, ho detto, Beh, è bellissimo, cioè pare una cosa, cioè, pare che esca fuori. Ho detto, Ma come ha fatto? E lì, lì mi affascina, dico, Ma guarda che bello! Oppure eh, c'era una guida con una scuola elementare tipo bambini di 6 anni faceva era troppo tenero una, una, una scolaresca inglese e c'era questa maestra avrà avuto l'età le, mia sui 25 anni che spiegava così appassionatamente un quadro ai Pargoli che mi ha fatto appassionare pure a me ma era un quadro sempre antico ritraente uh, una famiglia di nobili che si era fatta mo non so se lo conoscete una famiglia di nobili che si era fatta uh, di, 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 di dipingere quindi un quadro per commissione come uh, Apollo e altre due divinità greche. E ha spiegato la storia di quel di quel quadro. Perché il pittore ha dipinto. Ehm, perché c'erano quelle barche lì. Ha spiegato la, la linea de de dell'orizzonte che è fatta in un certo modo. La conchiglia lì per terra, perché, ma quando ho visto l'arte moderna, un quadrato blu, diciamo che ti sei risposto da solo però Simone. Io lì ho detto ma che cazzo Ti è... Si è risposto da solo Simone. No, no, spiegami per favore che sono un po' stanco. Perché no, allora uh, l'arte deve essere oh, perlomeno conosciuta per essere apprezzata, ok? Al di là del discorso estetico, ma il discorso estetico è molto banale, cioè tu dici la Gioconda bella, finisce là il tuo commento se non sai chi è Leonardo, no? Se non sai cosa c'è dietro la storia. Quindi, giustamente, tu ti sei appassionato ad un quadro, perché la guida ti ha spiegato la storia dietro il quadro. E ad sì. esempio, determinati significati di soggetti o di, dello stile utilizzato per quel quadro. Eccetera. Che mi spieghi su un quadrato blu? Magari ti può spiegare il percorso: scritto. Il, per scritto accanto. il percorso dell'autore che è arrivato a concepire sì. quella cosa. Sì. C'era scritto accanto al quadro. Per ho esempio, letto, posso dirti, posso, posso, dirti posso, era finisco, posso dirti personalmente che certe opere d'arte moderna e anche contemporanea, eh, non sono mh, da me apprezzate dal punto di vista estetico, ma contenutistico. Faccio un esempio molto semplice, Duchamp con l'orinatoio, con l'encesso, dice incesso, non può ma essere lì bello. C'è un elemento di provocazione. Cioè, lo beh, di provocazione è proprio contenutistico, cioè quell'opera contiene in sé un concetto importante, come anche la merda d'artista di Manzoni, dice è merda, però, capisci? E... La storia dietro quel quadrato blu era che ai tempi aveva trovato un nuovo colore, a suo dire, no, non, non so come Beh, sia figo. possibile. No, no, ci sta, dai, ok, ho detto vabbè. Però poi ho visto altri quadrati di altri colori. Ho detto queste qua che sono i blocchi di Minecraft. Cioè, nel senso, trovo più. Ma quella era moderna o contemporanea? Me ricordo. sì, stavo là a fammi cazzi miei. C'è cioè, stava Elettra che vedeva tu, tutte le cose. Là che... Alcune Pah, cose dell'arte contemporanea. Eh, sono molto criticabili, sia sì, per l'Ezio sia moderna, comunque, non contemporanea. Perché in certi casi c'è l'opposto. Cioè, non è tanto eh, la storia dietro quell'opera, l'intento di quell'opera, ma è un insieme di critici che eh, decidono, decretano, spesso pagati, cosa è arte e cosa non lo è, costruendo sopra al nulla delle impalcature gigantesche affinché poi ricconi eh, vadano a comprarsi l'opera. Eh, più in voga questo certo. è ciò che io credo mh, per quanto riguarda grandissima parte dell'arte contemporanea ormai quando eh, mi si chiede cosa penso de dell'arte contemporanea mi viene se sempre in mente Yoko Ono che fa la sua performance in una, in una... ora l'audio che sentite è, è Yoko Ono che fa una performance in una esibizione d'arte Faglielo vedere. Eh, non lo posso vedere. Aspetta. Scusate. Eh. Questa è considerata Brava arte anzi. moderna. Piano sta piano sta al 2%. St piano piano che stacca tutto. Quindi si sta, si sta per, per staccare tutto qua. Oh. Okay. Eh, lo so, oh. Sta al 2% il mio computer. <ride> Questo è Mr. Flame dopo la quinta birra <ride> Avanti per tre minuti eh. <ride> <ride> Ma è una simulazione orgasmica Ma Non si sa <ride> <ride> Top Young Signorino Sì <ride> C'è dolore. Wow. Vabbè, ragazzi, con questa cosa, mancano 5 minuti. Sì, vabbè, tra convenevole sigla si a mezzanotte. Ok, allora ragazzi, se noi se eh, sì, sta morendo tutto. Noi vi ringraziamo. Anzi, ma che dobbiamo ringraziare? Voi dovete ringraziare noi. No, vabbè, grazie per i sub, ce ne sono stati tanti. Grazie a NordVPN. Sì, che se il... scrivete eh, Punto esclamativo VPN in chat. Vi uscirà il link per Nord VPN. Se Avete farci... uno sconto esclusivo con il Cerbero Podcast. Se volete farci un favore, voi cliccate su quel link date una spizzata e poi si vede. E grazie a Softshark <ride> Sofsharkono licenziati da VPN. Ci vediamo domani per una nuova fantastica avventura. Dico bene, che cosa proveremo a fare domani, tubi? Quello che facciamo tutte le sere. Tentare di conquistare il mondo, posso dire solo una, una cosa. Su Gio Pizzi, <ride> <ride> così in chiusura. Ma, prego, prego, dica prima. stavate dei video Gio Pizzi, hai visto? Sì. ho visto tre video di fila. Sì, Poh, bravo, bravo Gio Pizzi. Eh, bravo Giopizzi. Pizzi, Sempre no, letto. lo sapevo che era bravo. Ho, era più meme, diciamo. ho superato, ho superato dei miei pregiudizi anche per quanto riguarda il video che ha fatto con me. Mm. Ho superato i pregiudizi. Quindi sei rinvitato al Cerbero. Sei rinvitato, sei rinvitato, rinvitato. rinvitato andiamo a sapere a birra simpatico, simpatico. Ho capito che, che è intelligente, Beh, già, già, già lo sapevo, ma l'ho un po' rivalutato in sì. termini di simpatia personale. Perfetto, sì. seguite Cerbero Podcast tutto attaccato. Altrimenti non lo trovate perché è sciato bannato. Guardate che cazzo di rima che vi ho sparato. Se su Instagram, soprattutto Futurio, Futurio. Instagram, <ride> e. Ciao ragazzi, stateci bene e mi raccomando, ci vediamo alla prossima live Discord. Non vi lamentate sotto nei commenti di YouTube se qualcuno non è stato invitato, c'erano cioè tipo 200.000 persone. Non Noi alle non rispondiamo a tutte le domande, invitiamo tutti e siamo aperti al confronto. Non vi inventate cose così. Ripeto, l'unica eccezione è quando le domande comprendono altre persone, ma almeno certo. per quanto mi riguarda. Cioè, ma ma certo. Ciao ma ragazzi, che qua va specificato tutto, capito? Ciao cazzo piccolo. Molto bene, non mi taglierò le vene. Mi serve una trasmissione da vedere. In punto di morte, sono a casa in catene. Gli altri escono tutti insieme. Ecco un podcast di che presto cambia la mia sorte. Ma alla fine chi erano quelle che te sei scopato, che ne sono venuti ospiti al cielo vabbè, non te vabbè, una è quella là, vabbè, eh, vabbè. E, e lo sappiamo. Un'altra è quella lì che abbiamo ah, in sì. comune il gruppo d'amici, ok? E poi un'altra eh. è la mia amica, insomma, che, vabbè, vabbè, Anna. Va, ovvio quello, vabbè, sì, però. Ah, vabbè. Red Lilium. Cazzo, ah, sì, ma che cazzo fai? Cioè, ma che mi hai messo l'audio apposta? Ma l'hai levato adesso? Hai mutato di nuovo? Ma che cazzo è, fai? È muta, è muta. No, ma non ho messo l'audio. Ma l'hai messo te l'audio? Ma che stava a scrivere in chat, sì? Ma stanno a ridere per la sigla, è divertente. Proprio ah, no, guabili no, in questo mondo. Cioè, sarebbe stato greve. Cioè, non si fanno queste infamate comunque. No, no. Ma è mutato adesso, no? È quello sopra, giusto? Cioè, sì. Vabbè, sì. Ma Anna, lo sai che pure io, insomma... <ride> <ride>